Pizza e Cinema, il podcast in cui, mentre aspettiamo la pizza, parliamo di cinema e serie TV. Eccoci qua, c'è anche Violetta, benvenuti a questa ultima, prima della pausa estiva, puntata di Pizza e Cinema, di questo podcast che va anche live, in cui parliamo di cinema e di news, nella fattispecie il venerdì, mentre aspettiamo la pizza. Che non arriva. Che non è mai arrivata. Ma visto che è l'ultima puntata. Ce la mandate? Ce la mandate? Perché, no, sai, perché la settimana scorsa ho provato a fare due cose. Però, la settimana che non ci sei stato, non lo so. Ho fatto due alternative. Una settimana ho ordinato un po' che. Niente, manco quello. Ma secondo me dove siamo? Ma... E un'altra settimana ho detto basta, oggi non ordino. Però... un cazzo. Non è arrivato. Perché più. Quando invece la gente lo ordina, ce la manda? Io già stitto, che te devo io dire? Non lo so. Io ci provo. Nel frattempo sarà quello tu... che vede i nostri nel frattempo nomi io saluta... Cazzo, non saluto? Non lo so. Saluto. Io saluto. Ringrazio Coffee Lover 530 che si è appena abbonato per l'undicesimo mese, è Odino 01 per il 25esimo mese, è Ludoschia 93 per il 18esimo mese. Bene. Grazie mille. Grazie mille perché come sempre ricordiamo che chi è abbonato può entrare nel gruppo Telegram, mentre invece il canale Telegram è aperto a tutti. Sì, vi ricordiamo che se volete seguire Violetta, la nostra consueta ospite, che in realtà fa sempre con noi le puntate del venerdì, basta cliccare punto esclamativo Violetta. Vi ricordiamo che oggi è uscito il nuovo episodio di Come Cazzo Hanno Fatto, e soprattutto se ci seguite su TikTok avete anche un nuovo video su TikTok a tema Stranger Things. Hai capito, una curiosità molto interessante. Iniziamo però con le notizie. Iniziamo. Violetta non ha detto niente. Violetta, buona sera. Neanche una parola. È vero. Violetta, come stai? State parlando a macchinetta che sembra una puntata di Gilmore Girls, cioè non riesco a... Allora subito a puntare il dito e a incolparci, vabbè. Regina George, ciao. Però io volevo leggere... No, non la leggo. Allora, non la leggere. Intanto ti do una brutta notizia, sì, già per questa che settimana. È successo? A quanto pare non si sa niente di Ezra Miller. No, è vero. Cominciare a tirare fuori. Che non si sa sapere... dov'è. Non si sa niente. Non è uscita nessuna novità. Non ha ammazzato nessuno. Non ha tirato sedia in testa a nessuno. Non è comparso. Non è apparso da nessuna parte. Sta chiuso da una non parte. Si sa. Sappiate che però io fino all'ultimo cercherò news su Ezra Miller. Anche una minima news. Perché non possiamo chiudere questa stagione di Pizza e Cinema News senza Ezra Miller. Ma iniziamo. Non fa una cazzata adesso. Sì, però vediamo. Iniziamo però a parlare delle news. In realtà parliamo di una news che non avevo segnato, ma che mi ha detto Adriano, che era molto interessante. Ma è cazzo. Parliamo di questa news, non c'era, non l'ho trovata. Parliamo di Sylvester Stallone, in particolar modo riguardo quello che è successo per quanto riguarda i diritti della saga di Rocky. Spiega come andò per Rocky 1. Allora, Rocky 1 fu un film che ebbe un grandissimo successo, prodotto nel 1976, vinse diversi Oscar, tra cui miglior film, miglior montaggio, miglior regia, miglior sceneggiatura, un film che... ottenne un grandissimo riconoscimento da pubblico e critica, nonostante fosse in realtà costato relativamente poco. Sì, molto poco. Considerate che Stallone complessivamente, sia per la sceneggiatura che per aver recitato come protagonista di Rocky, ha preso $75,000. Cioè, vi rendete conto, $75,000. Per un film che poi è Rocky, è quella cosa assurda, esatto. Detto ciò, poi la saga di Rocky ha avuto un vero e proprio boom grazie a questo primo film, e sono stati fatti 2, 3, 4, 5, poi Rocky Balboa negli anni 2000, e ultimamente invece sta andando molto la saga di Creed, dovrebbe uscire in realtà molto breve il terzo capitolo della saga. E Stallone, con un post in realtà su Instagram, ci rivela che il produttore di Rocky e di Creed non gli ha mai riconosciuto una parte dei diritti. Cioè, in realtà lui fa un post, un video dove proprio dice: dai, cioè, tu che hai tutti i diritti e non me ne hai mai voluto dare uno, dammi qualcosa, visto che poi di fatto lui giustamente dice: io sono più della metà di quello che è il progetto Rocky, perché l'ha scritto, l'ha recitato, poi l'ha diretto anche e quindi ha fatto questo post un po' strano, non so se perché magari c'ha pochi soldi, è un po' rosicata, no, però forse è anche un po' una questione, io posso dirti che secondo me è, però per concludere, dopo due giorni ha tolto il post, cioè non ho capito, è rimasto non si capisce, però comunque è rimasta la foto, ma ha tolto il post su Instagram, ma naturalmente una volta andato su internet è già diventato virale, quindi non è che lo cancelli facilmente. Tu l'avevi sentita sta cosa, Viole? No, però direi che, visto che si tratta di diritti, è un suo diritto. No, però no, certo, però io
nel senso, è strano fatto così oggi dal nulla, no? Di fatto lui, cioè, contrattualmente non ha diritto a, a niente, e però lui oggi dice, vabbè, dai, dammi qualcosa, è strano. Boh, diciamo che è una cosa che succede abbastanza spesso nelle opere prime, perché il primo film all'epoca Stallone non era nessuno. No, non era proprio niente. I primi film, le prime cose, senti, c'ho sta storia, mi piace, voglio farla, e le produzioni se ne approfittano, tra virgolette. Ok, dacce tutto, diritti tutto, eccetera, eccetera, e per pochi soldi, che rispetto a... per il cinema americano $75,000 sono pochi soldi, per quella roba è praticamente niente, te lo facciamo fare. Ma considera che lui ti è venduto il cane per fare questo film. Vero, sì. E allora c'è da dire una cosa, premettiamo questa cosa qui: quando si produce, quando uno sceneggiatore scrive un film, di base vende i diritti al produttore. Il discorso che però naturalmente fa Stallone è che forse Rocky, più di tutti i film di Stallone, quindi Rambo e tutti gli altri, Stallone. È Stallone. Sì, sì. È proprio quella storia di rivalsa e rivincita che è capitata realmente a Stallone. Poi io sono mega attaccato alla saga di Rocky, ma proprio tantissimo, e capisco che di fatto faccia rosicare che lui non abbia diritti. Non credo che sia un problema di soldi. No, secondo me è un problema tipo porca miseria che è rosicata. Cioè, è il film che mi ha fatto diventare famoso, è il film che tutti conoscono perché c'è sto io. Io a Filadelfia c'è la statua. Sì, c'è la statua a Filadelfia, un sacco di gente che c'è, pure Matteo c'è stato quando è andato a Filadelfia. Ma non hai mai visto Rocky, mi stai dicendo? No. Non gliene può fregare di meno, c'è proprio quella faccia libera, se non me ne frega niente. Rocky lo devi proprio recuperare. La cosa divertente è che Matteo... Però la storia del cane mi incuriosisce. Ah no, allora... La cane venduta. La cosa del cane è semplicemente che lui era... faceva semplicemente la comparsa ogni tanto, e molto spesso faceva il bullo, lo vedi in I giustizieri della notte, si chiamava Warriors, è il titolo inglese, non mi ricordo come si chiama il titolo in italiano, e lui faceva un piccolo personaggio, in realtà comparsa, che poi veniva menato, e voleva sfondare ad Hollywood, ma non riusciva, sia perché non aveva il physique du rôle adatto, all'epoca dicevano così, e sia soprattutto perché Stallone è famoso perché sbiascica, cioè non riesce a parlare molto bene perché ha avuto problemi con la mascella, non ricordo esattamente perché cosa. L'abbiamo sempre sentito bene perché c'era Ferruccio Amendola che lo doppiava. Pace all'anima. Tra parentesi, nel primo film Rocky lo doppia Gigi Proietti. Gigi Proietti nel primo film. Comunque, fatto sta che voleva fare questo film, lo scrisse nel giro di una settimana, e lo portò alla produzione, e la produzione ha detto: prima però di iniziare a fare effettivamente le riprese e quindi pagarti e di comprare, vogliamo un attimo testare, vedere quanto budget abbiamo. Insomma, lui era un poveraccio, stava quasi per vivere sotto un ponte. A un certo punto gli è rimasto solo il cane e ha deciso di vendersi il cane. Storia però molto commovente, perché appena ricevette l'assegno per il film, quindi questi $75,000, di lì a poche settimane si è ricomprato il cane, pagandolo anche il doppio, però non gli interessava, voleva il cane. Ma che cazzo di cane era che valeva $75,000? No, non valeva $75,000, era proprio per avere qualche soldo, qualche soldo. Sbaglio, era proprio, cioè, senza niente lui inizio carriera. Sono un sacco di attori che inizio carriera sono dei mortazzi di fame, di quelli. Era un cane di razza, è il cane che si vede, per quelli che hanno visto Rocky 2 in particolar modo, mi pare che anche nel primo c'è un cane che gli regala Adriana, ed è proprio quel suo cane che si chiama Birillo, però non ricordo. No, in realtà Birillo. Già dal primo si chiama Birillo. Pensa te, ti stavo dicendo prima quella storia che la gente va a vedere la statua a Filadelfia, eccetera. Fa molto ridere a me ogni volta pensare che invece Matteo, quando ci è andato, è perché quella scala con la Steadicam l'ha fatta Garrett Brown. Quindi lui pensa, oddio, Garrett Brown ha fatto sta scala, e normalmente la gente ne ha idea, vabbè, è stato vero. No, certo. Cioè, una cazzata nerd per gente di questo mestiere. Vai, Vi, stavi dicendo? No, dico, invece su, cioè, John Wick gli hanno creato un film su lui che va a vendicare il cane, e invece Sylvester Stallone si è fatto un film vendendoselo il cane. Incredibile, signori. Sì, bello. Vabbè. Un bel aneddoto, lo riprenderò. Bene. Allora, andiamo invece a parlare delle notizie che abbiamo selezionato. Prima fra tutti, diciamo questa notizia: Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati. Era una cosa che si vociferava da un po' di tempo, che fossero ritornati insieme.
dica. Ah, no, okay. Dobbiamo fare recupera, ah, okay, okay. Recupera il tablet. Vabbè, comunque era da tempo che si vociferava che stessero insieme. In realtà si sapeva che stessero insieme. Mi pare che Venezia l'hanno fatta. È venuta anche lei, naturalmente, perché lui ha presentato qualcosa a Venezia. Loro sono stati insieme, poi sono lasciati. Lui si è sposato con Jennifer Garner. Lei non mi ricordo sì, con chi. Si erano conosciuti, se non ricordo male, durante le riprese di Elektra con Jennifer Garner. No, di Daredevil. Daredevil. Che poi hanno fatto Daredevil, Elektra insieme. Vero. E nulla, e quindi alla fine hanno celebrato questo matrimonio. In realtà nulla di così estremamente in pompa magna, almeno io non ho visto nulla sui social che celebrava questa cosa, una cosa in realtà molto tra di loro, e nulla, sono anche felice per loro. C'è sta. Però pensa, no, in un periodo in cui tutte le coppie si lasciano, mm-hmm, no, comunque tutti, quelli al tribunale, quell'altri che poco ce vanno, Brad Pitt e Angelina Jolie, tra l'altro Brad Pitt all'anteprima del film quello sul treno si è presentato in gonna per il canto che faceva, ha fatto troppo ridere questa cosa, peraltro stava pure benissimo, Brad Pitt è incredibile, qualunque cosa si mette addosso sta bene, pure con la gonna, e invece questi due, questa vecchia coppia, sì, questa vecchia coppia invece che rinasce, non è una cosa bella? Sì, no, Violetta, no. Ti prego, trova anche tu del romantico in tutto ciò. Non mi pare fare l'unico romantico. No, è molto romantico, ma poi questa coppia di Ben Affleck e J.Lo, insomma, è una coppia che è rimasta un po' nei cuori degli amanti di J.Lo e dei vari gossipari, perché all'epoca lei era già molto 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 famosa, anche lui era abbastanza famoso, però forse all'epoca mi sa che addirittura lei può darsi che era più famosa. Loro fecero un videoclip insieme, i primi del 2000, qualcosa del genere, e si misero poi insieme per un periodo brevissimo in realtà, e tanto che si era pensato che fosse più che altro una questione, sai, a volte i whips si mettono un po' insieme anche per promuovere, per un periodo magari per promuovere le pellicole, per promuovere, abbiamo visto un sacco di coppie che poi magari sono sfasciate poco dopo, e loro si sono sfasciati poco dopo, e cioè dopo 20 anni tipo convolano al nozze, non lo so, cioè visto da fuori sembra una cosa super mega romantica che si ritrovano questo amore, sì, però anche perché dopo 20 anni secondo me sei un'altra persona, cioè sei cambiato molto, no? Immagino, hai fatto tutto un percorso di vita, tutti e due si sono sposati, cioè hanno avuto tutte le loro varie situazioni, film, carriera, eccetera. Secondo me ritrovarsi adesso probabilmente non sono neanche più gli stessi di 20 anni fa, però si vede che adesso i tempi per loro sono maturi, perché sono veramente, si sono rimessi insieme, poi dopo 20 anni si sono rimessi insieme, sono convolati a nozze in un tempo relativamente breve, cioè si sono ritrovati e bam, così, dopo che lui è stato anche tantissimi anni con Jennifer Garner e lei è stata, non mi ricordo il nome del tipo, però anche lei è stata tanti anni con non mi ricordo neanche io, però sì naturalmente loro sono stati proprio un bot, ma Ben Affleck e Jennifer Garner hanno, mi sa, due figli almeno, quindi comunque sì, c'hanno anche i figli. Poi lui ci ha avuto, purtroppo lui, vabbè, lo sappiamo, lui ci ha avuto anche tanti problemi di dipendenza negli ultimi anni, così. Quindi non lo so, ma certo, queste cose non è che te le risolve un amore, però magari invece lui è cambiato ultimamente e si è ritrovato a poter amare di nuovo. No, non penso. Oppure lei ha cominciato a drogarsi. E in lui trova il compagno ideale. No, non è vero. Invece certo. Mi ricordo un po' di tempo fa che arrivò la notizia che J.Lo è stata molto importante per la riabilitazione di Ben Affleck, anche in realtà Anna de Armas, perché sono stati insieme per un breve periodo loro due, e penso che abbiano screziato durante il film Acque Profonde, perché è un film molto particolare per il quale si può screziare, che è su Prime Video. In generale comunque penso che la rinascita di questo amore forse possa dare un po' di speranza, visto che abbiamo perso la speranza dopo Hilary e Totti, no? Che dicevano tutti, ma non lo so, io non seguo il calcio, però so che molte persone vedevano, anche non romaniste, vedevano nella storia d'amore perfetta Hilary e Totti. Ma nessuna storia d'amore perfetta, cioè ci sono Giacomo Bore, tu sei laziale, Giacomo, non la dire questa cosa, che molti vengono a menare in studio perché è laziale, non la dire questa cosa. No, non la dico. Per favore. Vabbè.
C'ha ragione for Rim che dice: bello Giovanni che vede il bicchiere mezzo in fiamme. Mezzo in fiamme, mezzo questo, in fiamme. Questo mi è piaciuto. Andiamo avanti, parliamo di una notizia incredibile, cioè una notizia esplosiva. No. Ma perché hai messo questa roba? Ma che significa perché hai messo questa roba qua? È una notizia e come tale io le tratto. Poi se è una notizia che va ridere, non è colpa mia. Ma non è vero. No, infatti quello che dicevo prima fuori onda, e questa qua è la classica notizia, si vede proprio che è tipo l'ultima puntata, è tipo l'ultimo giorno di scuola, capito? Che si lanciano i gavettoni. Però te lanciano altre cose. Il massimo rispetto pure per tutte le testate online che parlano di cinema, eccetera. Però quando vedo questo tipo di notizie, la prima cosa mi viene da pensare, raga, ci avevate un cazzo da pubblicare, cioè, ma veramente non ci avete così niente da pubblicare da dover dire Schwarzenegger scorreggia? Mazza! Cioè, non fa ridere! No, vabbè, come dice la demenziale, a me piace. Scorregge questo è tipo, come si chiama, ve lo ricordate il film quello dove c'è Tom Cruise che fa il produttore? Robert Downey Jr. Sì, che fa Tropic Thunder che all'inizio c'è il trailer di Jack che all'inizio c'è il trailer con Jack Black che fa sta famiglia che si chiama famiglia di Peti, non mi ricordo quello che è. Va bene, allora vi leggiamo questa notizia, facciamo così e poi giudicate voi. Allora, Arnold Schwarzenegger avrebbe scorreggiato in faccia ad una collega. È difficile rimanere serio leggendo queste frasi. A rendere noto questo episodio è Miriam Margolies, attrice britannica naturalizzata australiana, nota per aver interpretato la professoressa Sprite nella cinematografia di Harry Potter. E lei gli hanno chiesto ad un podcast che si chiama I've Got News For You come vede il rapporto con Schwarzenegger, visto che hanno recitato insieme in un film che si chiama Giorni Contati, End of Days. Un film apocalittico. Eh sì, dove c'è questo banchiere di Wall Street che viene posseduto da Satana. E lei ha detto... Giorni Contati. Quelli che ha avuto lei dopo il peto in faccia. Non l'hai visto quel film? Era un film abbastanza monnezza, dove mi ha fatto molto ridere perché alla fine di questo film, che è del 2000, ragazzi, quindi non vedete il cazzo con gli spoiler. No, è una roba tipo, era nel periodo di istruzione del mondo del 2000. Vabbè. Infatti è nel 1999 uscito il film, io avevo 19 anni. Mi ricordo che c'è una scena dove Arnold Schwarzenegger ha tipo una sorta di bazooka in mano, cioè un fucile super mega micidiale, è in una chiesa, guarda il crocifisso e posa il bazooka. Io mi ricordo che le ho detto, vabbè, dai. Ok, comunque, Schwarzenegger il bazooka non lo aveva solo in mano, perché qualcos'altro ha sparato. Le battute oggi si sprecano. Vabbè. Praticamente ha detto che è un po' pieno di sé, non l'ha proprio elogiato anche per le decisioni politiche che ha Schwarzenegger, e poi ha detto che è stato molto rude con lei, cioè ha detto mi ha scorreggiato in faccia. Ora, come continua mi fa morire, perché dice, ora, anche io lo faccio ovviamente, ma non faccio peti in faccia alle persone. Ma non mi fa ridere. Ma come si taglia, Gianni? Ridi pure te. Fa ridere lui che si sta pisciando dalle risate. Ha detto che praticamente lei interpretava la sorella di Satana e lui mi stava uccidendo questa persona. E lui Satana. E la teneva in una posizione dalla quale non poteva scappare. Era stesa a terra e magari gli è scappato nella scena concitata, gli è scappato, no. Ma mangiare i fagioli a pausa pranzo, no, perché ha detto non era previsto del film, è successo durante una pausa e poi ha detto non l'ho mai perdonato per questo, e quindi ha fatto molto ridere. Cioè, certo, in faccia, nel senso, secondo te un modo figurato, tipo una persona vicino che fa una puzza e tu dici ma questo mi ha scorreggiato in faccia, o secondo voi è letterale, cioè proprio lui si è preposto verso il suo volto? No, secondo me è letterale. Io mi immagino questa scena dove lei sta a terra, lui la tiene da sopra, cioè lei è stesa, lui la tiene da sopra in qualche maniera e quindi gli fa in faccia.
Ma no, ma certo, durante una pausa, come scusa. Si vede in ma no, perché dice, ma durante una pausa, nel senso che non era in rec, ma probabilmente lo tenevano perché stavano pronti per l'azione. Esatto, sì. Penso. Poi è una strana posizione, comunque, se tieni una persona per le mani, di solito sei faccia a faccia. Ma no, perché lei lo dice, lo teneva per terra, però lo dice, mi teneva in una posizione per terra dove non potevo scappare. La mia domanda è un film del 1999, quindi di tipo 22-23 anni fa. Questa in 23 anni non ha fatto un cazzo. Cioè, com'è che è uscita Mostra? Vabbè, ma gli hanno chiesto, ha detto... Gli hanno chiesto, ma Schwarzenegger... No, gli hanno chiesto, che cosa ne pensi di Schwarzenegger? E lei ha rivelato questo aneddoto, dai. Okay. Comunque è divertente, tutto sommato. Vabbè, andiamo avanti, ho capito. Non lo so. Parliamo dei Fratelli Russo, ma non di film Marvel ancora, no? Quelli ce li teniamo per dopo, abbiamo tante cose da dire dei film Marvel oggi, che bello. Parliamo dei film Marvel, dei Fratelli Russo, che hanno in realtà parlato riguardo le piattaforme di streaming. Piccolo contesto, i Fratelli Russo stanno per uscire con The Gray Man, che in che realtà... caso è su una piattaforma streaming. Però aspetta, ma guarda i casi, guarda della te, vita, guarda, no, però aspetta, guarda, aspetta, 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 perché secondo me il senso di quello che hanno detto un po' ce l'ha, nel senso. Quindi The Gray Man è uscito al cinema la settimana scorsa, questa settimana, la settimana prossima uscirà anche su Netflix, e loro all'Hollywood Reporter hanno parlato proprio del tipo di propensione, del tipo di avversione di alcuni registi nei confronti delle piattaforme streaming, e loro hanno detto: odio essere puerile al riguardo, amiamo davvero tutto del cinema classico, ma non abbiamo mai fatto i preziosi al riguardo in alcun modo. Ciò che ci ha sempre entusiasmati più di tutto è la domanda: come vai avanti? E così via. Poi successivamente dicono: il cinema d'autore come idea ha ormai già 50 anni. È stata concepita negli anni 70 e noi ci siamo cresciuti. Quando eravamo ragazzini era qualcosa di davvero importante per noi. Al contempo, tuttavia, siamo anche consapevoli che il mondo ha bisogno di cambiare. E più cerchiamo di prevenire il cambiamento, più caos creiamo. E questo è vero. Non spetta a nessuno rifiutare le idee della nuova generazione. Siamo in crisi al momento perché tutti sono in guerra con tutti, ed è qualcosa di davvero triste da vedere per qualcuno che è cresciuto amando il cinema. Quindi, in realtà, la cosa che dicono loro non è così ingiusta. Cioè, nel senso, è una cosa che sostengo anche io. Io non credo che lo streaming sia la morte del cinema. Penso che sia una sua evoluzione. Può piacere, può non piacere. Ah? No, scusa. Può piacere, può non piacere, per l'amor di Dio, ma è comunque un'evoluzione. Così come si è evoluto in tutti gli anni il cinema, voglio dire. All'inizio, se io studiando un po' di storia del cinema, all'inizio sì, quando fu presentato il primo film sonoro, era l'apocalisse del cinema per loro. Dicevano: è finita il cinema non avrà più senso, il cinema parlava a tutti, avevano una sola lingua, adesso con il sonoro non ha più senso. Quindi secondo me quello che dicono loro lo hanno detto in maniera molto giusta e sono molto d'accordo con loro. Ma non c'è nessuno contro lo streaming. Un po' sì. No, aspetta, questo intanto volevo salutare le cronache di Nipponia, un ragazzo che sta in chat che è a San Diego al momento, immagino al Comic Con di San Diego, e ringrazio Emanuele che così a caso dona 13,37 euro. Grazie Emanuele. In realtà, poi correggetemi se sbaglio, molto probabilmente non è che le varie persone che si sono, i vari registi che si sono messi contro lo streaming, Nolan per primo, ma anche Tom Cruise ultimamente, non è che sono contro lo streaming di per sé. Quello che a loro non va bene, o non va molto bene, è l'uscita del film direttamente in streaming, o la finestra fra uscita cinematografica e uscita streaming eccessivamente corta. Non è essere contro lo streaming. Sì, ma in ogni caso è un'altra cosa. Ma in ogni caso loro secondo me ti danno una risposta. Cioè dicono una diretta evoluzione del mercato. Violetta, io voglio sapere tu che cosa ne pensi. Innanzitutto, secondo me ha abbastanza ragione Giovanni, nel senso che il problema è più che altro quello, non è una questione
Hollywood è un'industria, quindi non è tanto una questione romantica del i film in sala, l'esperienza di sala, sì, questo ce lo possiamo raccontare, però in realtà il conflitto di interessi è con gli esercenti e con la paura che i registi che escono in sala hanno paura, le produzioni, i registi, che lo streaming possa spingere la gente a non andare in sala, che è una paura, per carità, legittima ed è anche in parte giustificata, assolutamente. L'esperienza cinematografica è cambiata anche in funzione dello streaming, di questo discorso ne abbiamo parlato anche altre volte, il cinema sta diventando sempre di più qualcosa di tipo un evento, capito? Esatto, un cinema evento, cioè ci sono queste grandi produzioni mainstream, come abbiamo visto Top Gun e i film Marvel, che infatti Marvel fa tutto un tipo di promozione che si adatta a far diventare quel film talmente un evento che tu vuoi andarlo a vedere al cinema, perché è proprio un'esperienza partecipare a questa grande riunione di persone che vanno in sala al giorno uno, per dire. C'è proprio un tipo di marketing, di sponsorizzazione che viene fatto intorno al cinema di Marvel, che spinge le persone ad andare in sala a vederlo, oltre a vedere i loro film, oltre al fatto che chiaramente sono film d'azione e quindi ti invogliano di più, no, ad andarli a vedere sul grande schermo. I film che hanno una distribuzione diversa o che non giocano con questo tipo e non hanno magari le possibilità anche di fare questo tipo di rendere il proprio film una sorta di evento, sicuramente fanno più fatica. Abbiamo visto grandissimi registi come proprio come si chiama quello di House of Ridley Scott, come Ridley Scott, fallire tra virgolette, ovviamente fallire in sala, ad esempio con The Last Duel, cosa per cui lui era rimasto molto male e aveva dato anche la colpa ai cinecomic. Quindi è proprio un'evoluzione del cinema, comunque, sì. È proprio qualcosa che sta cambiando. Effettivamente lo streaming fa parte anche di questo, però, come dicono i fratelli Russo, bisogna in un certo senso adeguarsi. Però sempre sì, c'è gente che non si adatta. Intanto, scusate, volevo leggere, prima certo. L'ho letta, la donazione di Emanuele che dice: ciao ragazzi, è da molto che vi seguo i vostri video, sono un amante di cinema anch'io, e permettetemi di consigliarvi un film molto, molto sottovalutato, ma che vale la pena mettere in un vostro video: Society del 1989. Ho visto Society. Sta parlando di Society. Cioè, no, adesso probabilmente pochissimi lo conoscono. Vabbè, Society, dai, è un dai. Horror dai, però è dell'89. Fichissimo, sì, molto bello. Sì, molto bello. Grazie. Grazie comunque. Emanuele. Per chi non l'ha visto e volete vedervi un bel horror. Assolutamente, ti apre, che c'è, non mi ricordo quale frutto che è proprio sul titolo, che è pieno di vermi dentro. La mela, non è la mela, non mi ricordo che frutto era, però mi ricordo questa cosa e sti vermi, io l'ho visto proprio nel 90. Sì, sì, è molto, molto carino, molto bellino. Quindi stavo dicendo, la questione è ovvio che è un'evoluzione, che il cinema sta cambiando, un sacco di cose stanno cambiando, eccetera, però cioè, capisco che molti non lo accettano con tanta dovrebbero avere al massimo la decenza, tra virgolette, di farsi da parte. Sì, sì, ma secondo me è semplicemente una questione perché chiaramente hai la... Scusami. No, vai, vivi. Qua, dico dopo. Hai la sensazione... cioè, se sei uno di quei registi, se sei una di quelle major che ha sempre avuto come punto di riferimento ovviamente il cinema, che magari non si occupa anche di produzione televisiva, eccetera, chiaramente l'effetto dell'uscita in sala è tutta un'altra cosa, perché la sensazione di quando esce in streaming è un po' la sensazione che ci dà Netflix del fast food di contenuti, cioè è una cosa buttata lì in un mucchio. Tu dici, beh, anche al cinema ci sono varie sale. Sì, è vero, però è una percezione diversa, no? Non ci sono centinaia di contenuti, capito? Ora, non sempre per tornare al solito colossal dell'ultimo tempo, però tu sei andata a vedere Top Gun al cinema, noi l'abbiamo visto in IMAX, cioè mi ricordo ero con Giacomo che in IMAX quel coso me lo sono goduto in una maniera fuori di testa. Sarà bellissimo pure quando lo vedrò in Blu-ray streaming, senza dubbio. Ma ragazzi, ho 40 anni, sono vecchio, ditemi quello che vi pare, però sedermi in sala senza luci, con l'audio che ti spacca il cervello ogni volta che sfrecciano quegli aerei, c'è un'altra storia, è completamente un'altra storia. Ma quello va storia. Bene, infatti
Ma quello va bene, infatti quello è il film del miliardo, ok? Cioè quello è il tipo, esatto, quello è il tipo di film che secondo me sopravvive in un momento come questo. Magari altri titoli invece probabilmente faranno più fatica, perché la gente sta cominciando a vedere, anche dopo il Covid, che è diventata un po' più una rarità potersi permettere di andare al cinema o poter trovare il momento giusto per andare, sì, al cinema, di dire: che cosa vado a vedere? Vado a vedere quel film che so che in sala vale la pena guardarlo piuttosto che su uno schermo, esatto, piccolo. Sì, quindi vado a vedere Top Gun, vado a vedere Spider-Man o chi per, cioè, loro, capito? Mo... Persino Disney non... Scusami. No, 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 giusto, giusto, dico, vai. Persino Disney non versione Marvel, quindi con i suoi classici, ci sta avendo un periodo di assestamento, sì, in cui sta cercando di capire cosa mandare... August Pogus mi pare, sì, che esce solo in piattaforma. Esatto, ma non solo quello, sta cercando di capire cosa mandare in sala e cosa no. Red è uscito direttamente in streaming. Ma... anche altri titoli, anche Raya, l'ITR l'hanno mandato in sala ed è andato malissimo, per esempio. Infatti, quindi anche probabilmente, loro probabilmente ci sarà in un prossimo futuro da fare per tutte le aziende una sorta di selezione, cioè chi scrive Odino dice Elvis al cinema è una roba pazzesca. Beh, ma perché, conoscendo Baz Luhrmann, sapendo Elvis sarà sicuramente un film prettamente musicale, me lo vado a godere al cinema, certo, e al cinema è stato spettacolare, sarà bello anche in streaming a casa, eccetera, ma al cinema non, cioè, raga, non c'è niente da fare. The Last Duel, stessa cosa, è un tipo di film che allora, al cinema un po' te lo godi di più. Io per esempio sto rosicando, non sono riuscito a vedere The Northman al cinema. Io The Northman me lo vedrò a casuzza e ho rosicato un sacco tantissimo per Dune. Mamma mia, tu sei colpevole. Io l'avevo detto, ragazzi, andiamo a vedere Dune. Dune, ma che dobbiamo fare? Non male che è venuto Marco. Ti raccomando, io l'ho visto a casa e ho rosicato mentre lo vedevo. Rosicavo come una merda perché stavo vedendo quella roba dentro un televisore con un audio che usciva da una soundbar invece che vederlo al cinema. Sai anche cosa ti vedrai a casa, Giovanni? Thor Love and Thunder, perché non sei voluto venire al cinema. Però lo sai che ti do una... forse il suo vede manca a casa, però lo sai che ti do una bella notizia, non so se lo sai, ho visto oggi di sfuggita, Top Gun ha superato The Avengers all'incasso, è a tipo 1.500.000, scusami, volevo dire, ha superato The Avengers. Vedi? Va bene, andiamo avanti, questa notizia comunque è stata molto interessante ed è bello approfondire sempre questo tipo di tematica, secondo me. Parliamo di Robert Downey Jr. e Armie Hammer. Allora, piccolo contesto. Armando Martello. Vabbè, sapete, Armando Martello non è che stia vivendo una vita proprio bellissima nell'ultimo periodo, perché è stato accusato di una diversa serie di cose, tra cui anche... Non era quello che è stato accusato di cannibalismo. Esatto, tra cui anche cannibalismo. Cioè, in realtà che stava in una setta particolare che faceva anche cannibalismo, prostituzione e roba varia. Comunque, in ogni caso, Armie Hammer è stato anche indagato per stupro, poi anche a Los Angeles, comunque sia, è andato in una clinica per disintossicarsi e a quanto pare, perché lui usufruiva di alcol, droghe e così via, e a quanto pare a mandarcelo e a pagare le spese è Robert Downey Jr. Cioè, praticamente questo attore è stato mandato in un centro di cura ad Orlando, in Florida, in questa guest house si chiama, e qui è rimasto per diverso tempo e adesso si sta anche trasferendo perché è uscito da questa critica, e a quanto pare tutto il trattamento è stato pagato da Robert Downey Jr. Erano amici probabilmente, che ha coperto le sue cure per 6 mesi e adesso a quanto pare ancora attualmente lo sta aiutando. Sicuramente Robert Downey Jr. ha forse visto in lui un po' se stesso. Sapete che lui prima di Iron Man gli ha salvato la Iron vita, gli ha salvato la vita, sì, perché lui prima era entrava e usciva da ste prigioni, diciamo, sì, questi posti, in continuazione è stato in galera, era un brigatone, si è bruciato tutta. Lui in realtà ha avuto una carriera che è partita in maniera molto brillante, è stato amato sin da subito quando era giovanissimo, purtroppo se l'è anche bruciata immediatamente proprio per questo motivo, e
infatti, come dici tu, era un po' Ezra Miller, è riuscito a ripulirsi. Era un po' Ezra Miller. è riuscito a ripulirsi e poi è riuscito a tornare in carreggiata con Iron Man. E ha avuto una grande occasione, perché sono pochi gli attori che dopo che si bruciano la carriera così subito, dopo 20 anni, riescono a tornare ad avere quel gran successo. Quindi... può darsi, è vero che sei identificato secondo me un po' ti è identificato in spero solo nella parte del cannibalismo, spero solo nella parte della difficoltà di magari evitiamo la parte degli abusi e cannibalismo, diciamo, magari spero che sia identificato nella parte delle dipendenze, che sicuramente sono avranno sicuramente contribuito, diciamo, alle condizioni in cui verte, poverino. Se ci pensate, in realtà la carriera di Armie Hammer è forse un po' simile a quella di Robert Downey Jr., cioè ha fatto alcuni film, non tantissimi, molti di questi film che ha fatto Armie Hammer sono però tanto amati, cioè tra uno su tutto, chiamami col tuo nome, Mine, che è molto carino, che è fatto da The Lone Ranger. Ranger era il coprotagonista di un Johnny Depp. Sì, ha fatto il coprotagonista. Sì, quindi... Sì, però comunque è un ruolo importante in Disney, capito? Cioè, aveva avuto era ruoli... bello lanciato. Era lanciato, ma aveva fatto Assassino sul Nilo pure. Che dove poi l'hanno levato. No, era troppo fondamentale per i fini della trama, non potevano toglierlo. Però hanno fatto un tipo di promozione dove lui non c'era praticamente mai. E quindi forse in parte veramente si è rivisto. Cioè, secondo me veramente si è rivisto. Il film era della Warner, vero? Purtroppo sì. No, è della 20th Century Fox. Sicuro? Sì, perché è andato su Disney Plus. Pensa che hanno di è andato su Disney Plus. Madonna mia, seppure questo. Ma in realtà anche Disney Plus ne ha prese alcune. Questo è un po' di traverso perché l'ha ereditato da 20th Century Fox, ma c'è tutto il caso di Letizia Wright, che non è che sia proprio bellissimo. Infatti anche lei non è stata pubblicizzata per nulla con Assassino sul Nilo. Non so se sai, Violetta, Letizia Wright, che è quella che fa la sorella Shuri, la sorella di... T'Challa in Black Panther, è stata al centro di una polemica Novax un po' di tempo fa, ma in realtà in maniera molto molto pesante, e infatti non si sa come andrà ad apparare questo Black Panther Wakanda Forever. Mo c'è il Comic-Con, e peccato Giovanni che settimana prossima ci sono le news e c'è il tuo compleanno, perché noi avremmo fatto una news tutto a tema Marvel, perché c'è il comico. Pensa un po' cosa ci siamo evitati, ragazzi. Pensa un po' cosa. Che peccato! Cosa posso dire? Che peccato! Te ne faremo una ragione? Io no! Siamo riusciti con questa cazzata. Gianni è riuscito a smuovere Matteo Bruno, che stava nell'altra stanza a fare cose. Quindi pensate quanto in Slim Dogs ne abbiamo le palle piene. Per l'amor di Dio, Giovanni. Gianni che parla della Marvel. Per l'amor di Dio. Cioè, giusto così, fatevi un'idea. Allora, visto che stiamo però parlando di Dune, parliamo di Dune. In particolar modo, caro Giovanni, questo viene a vedere al cinema, sì? No, perché ormai a te è un terno all'otto. Mi hai pure regalato il libro... Sì, ti ho regalato... Io vengo a vedere le minchiate. Tu non mi vuoi... tutti i film ma cosa Marvel, ma pure The Northman, ti ho detto sì, andiamo a vedere The Northman. Allora... The Northman era già. Va bene, comunque, è stata diffusa da Warner Bros. La sinossi ufficiale di Dune, la seconda parte del primo film, film che a me è piaciuto molto, sono estremamente curioso e interessato a vedere che cosa ne verrà con questa seconda parte, che uscirà il 17 novembre 2023, quindi fra più di un anno, un po' di più di un anno. Comunque, vi leggo la sinossi ufficiale, che in realtà non dice un cazzo, però ve la leggo. Questo sequel esplorerà il viaggio mitico di Paul Atreides, mentre si unisce a Chani e ai Fremen, su un sentiero di vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte a una scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, si sforza di prevenire un terribile futuro che solo lui può prevedere. Probabilmente lo chiederanno anche in Italia. Sì, è vero, è vero. Budapest, Abu Dhabi, Giordania e anche in Italia. È vero. Sì, è proprio così. E nulla. Chissà che parte ambienteranno in Italia. Vado a vedere subito. Guardo subito. E quest'anno, forse dopo quest'estate, avremo anche noi i deserti. In Veneto, ad Altivole. Il programma è tra il 4 e il 5 luglio, quindi in realtà le riprese sono già state fatte. Ah, già hanno girato. Vabbè. Sì. E poi anche a Cimitero di San Vito. Vabbè.
Comunque, detto ciò, attendete Dune, che cosa ne pensate? State in fissa? Violetta, a te è piaciuto Dune, sì? Sì, sì, mi era piaciuto. Io però ero completamente all'oscuro, diciamo, del mondo di Dune. Cioè, conoscevo la versione di Lynch, quella che, di cui lui ancora si pente oggi, però diciamo non sono mai stata una lettrice dei libri, una fan dei libri, però l'ho visto con piacere, anche perché il regista mi piace molto, mi piacciono molto i suoi film, Denis Villeneuve, e quindi... Danilo Cittanuova. Grazie, Danilo Cittanuova, e quindi io sono andata a vedere il film per lui, in realtà, per vedere le sue regie che mi piacciono molto. E effettivamente è molto bella. Poi ho parlato con chi ha letto anche i libri, eccetera, tipo anche Giulia, per esempio, sta fississima con Dune, e lei era super soddisfatta. Ho notato che è uno di quei pochi casi in cui i fan dei libri sono per lo più molto soddisfatti del risultato dell'adattamento cinematografico, che di solito è abbastanza una rarità, e questa cosa mi ha colpito molto, ecco. E addirittura poi una serie di persone si sono, grazie al film, si sono anche interessate a leggere. Marco c'è una di queste. Marco c'è una di queste. Primo sta leggendo i libri. Bene. Ma voi invece siete, cioè avete, io avevo fatto i libri, l'avete letti. Io ho visto solo il film di Lynch, che io all'epoca mi era pure piaciuto. Non, io in realtà ti posso dire che è tutto sommato. Non è che mi aveva fatto cagare a stecca pure a me. No, mi aveva fatto schifo, però niente di più. Diteglielo, perché lui ancora rilascia interviste in cui si pente. Lui è mega pentito, però tutto sommato non era... Il problema sai qual è? Che secondo me Lynch ha fatto qualcosa di più grande di qualsiasi cosa potesse fare, nel senso che persino Villeneuve mi sembra che gli avessero detto no, ma fai un film solo, lui ha detto col cane che faccio un film solo, almeno ne devo fare una trilogia, se non sbaglio, o forse sarà parte 1 e parte 2, perché in realtà nel libro è diviso in due parti, dovrebbero essere tre. Però ci sta, perché è un libro così, è gigantesco. Sono curioso in realtà, cioè sarei anche curioso di leggerlo. Marco mi ha detto che è scritto molto bene, è un po' pesantuccia come lettura, però ha detto che lo sta leggendo con piacere quando gli capita. Forse mi ascolto l'audiolibro, però. Mi voglio bene, ascolto l'audiolibro. Dopo aver finito gli audiolibri di Harry Potter, perché adesso mi stanno obbligando ad ascoltare gli audiolibri di Harry Potter. Non ho mai letto Harry Potter. E ti guardi tutte quelle puttanate. Non mi piace Harry Potter! Vabbè. Ragazzi, cioè... Ma e noi continuiamo a pagare questa persona. Vario. Mannaggia. Io chiuderei qui. Io comunque volevo ricordare che Dune uscirà Dune uscirà il 17 novembre 2023. Oh! Non mi piace. Guarda, Samantha Slaponte. Invece a me non fanno nulla, a me non sa nulla. Ah, giusto. Bene, no. A Santo Panello. Sì, sì, va bene. Va bene. Vabbè, cioè, ragazzi, sto facendo naturalmente Giovanni per sono quelli stati sostituiti da due bambini. Esatto. È l'ultima per puntata, ragazzi. Non veniamo tutta puntata oggi per quelli che stanno ascoltando il podcast, mi dispiace, non avete assistito a questo spettacolo dove io facevo la bacchetta invisibile che facevo Slampo Stamponta. Perché dicono così in Harry Potter, e a Canno, vabbè, vaffanculo, Giacomo. Andiamo avanti, Oppenheimer. Oh, parliamo di questo, che non c'è nulla di cui parlare, se non ammirare un poster pazzesco. Quindi voi che ascoltate il podcast, andate a vedere sto poster. Bello. Cioè, bello. Quello che dovrebbe essere Cillian Murphy in un'esplosione, che dovrebbe essere un'esplosione nucleare, perché caso, chi è Oppenheimer? È colui che è uno di quelli che ha partecipato alla creazione della bomba atomica. Ma secondo te Nolan ha fatto esplodere una vera bomba atomica? Io spero tanto di sì, e che lui sia in mezzo. Ma... no, allora parliamo seriamente di... Forse ha fatto scoreggiare Schwarzenegger. Quello è il risultato della scoreggia di Schwarzenegger. Vedi che anche Violetta si è unita al mood di oggi. Violetta, allora, gli attori sono Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. e l'ultimo non lo riesco a leggere perché lo leggo da lontano. Florence Pugh, no? Florence Pugh. Florence Pugh ha fatto bellissima, a me piace tantissimo. Prima di parlare un attimino di Oppenheimer, ragazzi, vogliamo
Vogliamo introdurre e salutare la nostra, abbiamo la l'ospite. Nostra ospite. Abbiamo un ospite. Benissimo. Che già avete conosciuto, perché già l'abbiamo conosciuto. È stata già ospite qui, ma non al Cinema News, no. Cinema News, ma alla puntata monotematica. Esatto, io la conosco, lei mi ha visto 2000 volte, ma non si ricorderà mai di me. Ragazzi, Eva Carducci. Ciao Eva. Ciao, scusate il ritardo. Tranquilla, tranquilla. Bene. Ti saluta Ryan Gosling. Mi ha detto che ti saluta, mi ha detto che ti saluta e chiama la tua cucina, dice. Pensate. È vero, la amano tutti perché non vedono l'altro lato, che ha un buco questa cucina. Tutti chiedono, sai fare il tour? No, è finita, è questa la cucina. Va bene. Allora, io volevo introdurre Eva, è una giornalista, lei scrive per diverse testate giornalistiche, ha scritto per Il Messaggero, Vanity Fair, cosmopolitan.it e così via. E naturalmente, se volete andare a seguire tutto quello che fa Eva sui social, anche perché è molto attiva, e se siete fan del cinema, ragazzi, andatevi a spizzare il profilo sia TikTok, ho scoperto che c'hai, ma anche Instagram, dove metti tutte le interviste e i pezzi più belli che fai con i vari attori. Quindi i tagli delle interviste, tutto quello che non posso pubblicare. Esatto. Poco fa facevo quindi punto esclamativo Eva, Giacomo Boria. Punto esclamativo Eva. Io ho retinato prima con Ryan Gosling perché ho visto su Instagram che c'è un pezzo della tua intervista che hai fatto a Ryan Gosling per uscita del The Grey Man. Di Grey Man. Com'è, tra parentesi, ti volevo chiedere? Il film? Non vogliamo parlare Ryan. Non c'è preoccupazione. Ryan Gosling com'è? Simpatico. No, scherzo. No. Allora, per quanto riguarda il film, devo dire che forse mi aspettavo poco di più, magari, però alla fine i fratelli Russo sembra come se fossero appena usciti, non lo so, cioè come se gli avessero dato per la prima volta tantissimi soldi, e noi sappiamo che non è così, esatto. Perché hanno girato tantissimi film dell'MCU, tra cui Endgame e Infinity War, e sembra veramente, insomma, si divertono molto con le inquadrature, ecco, diciamo così, però magari forse anche un po' troppo. E poi ho apprezzato tantissimo, Ryan Gosling sempre, perché che ti vuoi dire a Ryan? Chris Evans che prova in tutti i modi a staccarsi di dosso Captain America, in parte ci riesce, in parte no. C'è una scena finale. Non... Sì, è cambiato totalmente il look, poi ha questo atteggiamento, insomma, molto, molto cattivo, perché poi è il villain del film e si intuiva, no? Dal sì, si vedeva, infatti. Però c'è la scena finale, senza fare spoiler, in cui comincia a tirare pugni e tu senti proprio le vibes di Steve Rogers che escono fuori, no? Cioè, non se lo stacca di dosso, è inutile. Okay. E niente, quindi questo. Poi io di Ana de Armas non parlo, ho deciso che non parlerò mai più di Ana de Armas nella mia vita. Addirittura. Però no, scherzi a parte. No, a parte quello, anche lei è stata brava nel film. In realtà più che altro sono i villain quelli migliori, sinceramente. Cioè, escono fuori meglio loro dei protagonisti. Come sempre. Vabbè, come sempre è un parolone. Dai, come sempre. Cosa? Ma io sono un pro villain sempre, quindi sì, forse anche per quello. Tranne Kylo Ren, ragazzi, diciamolo. Vabbè. No, vabbè, Kylo Ren, poverino, l'hanno estratto a sorte. No, secondo me aveva il potenziale giusto, Kylo Ren. Aveva il potenziale giusto. Kylo Ren aveva il potenziale giusto. Driver è bravo, che sì, è però non... male come personaggio. Si perde un po', più che altro. Stavo parlando di Oppenheimer. L'hai visto? Questo qua. Bellissimo. Fichissimo. Mi sono chiesta, ma Nolan ha fatto esplodere davvero una bomba nucleare? L'abbiamo detto prima. E poi, siccome stavamo parlando della notizia e le scorregge di Schwarzenegger, è uscito fuori che questa è una scorreggia di Schwarzenegger. Esatto. Quindi, per quanto riguarda... Allora... Aspetta, prima di andare avanti. Ma il font di Oppenheimer, raga, è Inception. Cioè, io vedo scritto... Là c'è scritto Oppenheimer, ma io vedo scritto Inception. Sì, ci voleva arrivare, non è casuale questa cosa. Il film uscirà al cinema, credo, fra un anno o forse... C'è scritto, 12 2023. In realtà da noi arriva il 20, quindi un giorno prima dell'America. Esatto, comunque c'è ancora un po' di tempo, c'è più di un anno praticamente da quando uscirà al cinema. Perché far uscire il poster adesso? Secondo me perché intanto la Universal, la nuova o la Paramount? Cos'è Universal? Universal chiarisce proprio, è nostro, ce l'abbiamo noi, non è Warner, cominciate a me, cioè, no? È un po' tirare fuori questa cosa,
e cominciare a creare hype su quello che sarà il nuovo film di Christopher Nolan, che per quanto mi riguarda ha bisogno di un pochino di rialzarsi da una batosta. Sì. Non so cosa ne pensate voi. Sono d'accordo. Io l'ho detta. Eva, a me Tenet fa veramente cacare. Sì, sì, anche a me. Okay. Proprio a livelli esagerati. No, però ecco, non è il suo miglior film, questo siamo d'accordo assolutamente. Cioè, non è che mi ha fatto proprio schifo. No, vabbè, schifo, pure tu esageri. No, io ho provato a vederlo 3 volte. La prima volta l'ho visto, l'ho finito con fatica, la seconda volta l'ho accannato a 20 minuti, la terza volta l'ho accannato più o meno a 30-35 minuti perché proprio mi ammorba in una maniera spaventosa. Vabbè. No, non a questi livelli. Io l'ho visto. Non l'hai finito, scusa. Una volta, la prima volta che l'ho finito a fatica, cioè per la serie, vabbè, ormai devo arrivare alla fine. Ho provato a rivederlo per ben 2 volte e non sono riuscito a rivederlo intero perché proprio una martellata nelle palle di dimensioni allucinanti. Però questo è un mio singolo. Eva, a te è piaciuto invece, stavi dicendo? A me non è dispiaciuto. Cioè, mi aspettavo anche lì di più, probabilmente, però devo dire che c'era anche l'effetto emotional, perché è il primo film che ho visto al cinema dopo la pandemia. Quindi parte dell'entusiasmo derivava probabilmente anche da quello, però se ti devo dire che non mi è piaciuto, no, mi è piaciuto in realtà, e che non credo sia il suo miglior film, questo poco ma sicuro, però... Secondo me poi alla fine non sapeva neanche lui come chiuderlo il film, cioè l'idea alla base... Diciamo, vabbè, chiudiamolo così, mettiamo la scena dall'inizio, ci ha giocato tanto, però magari, ecco, forse gli è sfuggito un pochettino di più. Ma io ho un rapporto un po' complicato con Nolan, perché quando ho visto Inception, il mio film preferito è Matrix, quindi io mi aspettavo un intreccio molto complicato, ricordo ancora, ero in sala, guardavo qualsiasi scena, convinta, no, devo prendere appunti quasi, prima di fare questo lavoro. E invece un pochettino sono rimasta delusa, perché comunque a livello di complessità narrativa Matrix è 50.000 volte più complesso, perché non so se capita anche a voi, se continuate a guardarlo e trovate cose nuove, no? Sì. A distanza di più di 20 anni. Quindi c'è sempre questo rapporto un po' complicato con Nolan, però insomma Inception mi è piaciuto molto. L'importante è partire, secondo me, con l'idea che ok, io ho fatto l'errore, no? Paragonato Inception con Matrix, non lo faccio più, quindi quando vado in sala mi godo il film e basta. Però penso che sia uno dei cineasti che comunque sperimenta di più adesso. Sì, di quelli... sì, e che tira anche più gente in sala. Sì, perché poi è controversa. Ad esempio a me è piaciuto tanto Interstellar, che non è piaciuto quasi a nessuno. Okay. Certo, quasi a nessuno no, però lato critica l'hanno massacrato. Neanche meglio, a me neanche è piaciuto. Quindi è Interstellar il tuo preferito, se parliamo di Nolan, dove andiamo per te? Forse sì, sai. Interstellar. Sì. Tu che rapporto hai con il buon Cristoforo Nolan? No, un rapporto complicato anch'io con lui, perché ero rimasta molto colpita da Inception invece io. E poi purtroppo invece non sono né una fan di Interstellar né di Tenet. Tenet per me è stato quel colpo di grazia, sarò sincera. Poi ho detto no, vabbè, basta. Per me questa è una grande occasione per lui, per farci vedere se riesce un attimino a recuperare la china, perché parecchi fan, non fan, insomma parecchio pubblico è rimasto un po' destabilizzato dalle ultime uscite di Nolan e ha vissuto un po' Tenet come forse il film più destabilizzante tra gli ultimi che ha fatto, quindi... ecco, a me personalmente vedrò Oppenheimer e se sarà come Tenet... Speriamo di no. Sì, questo probabilmente finirà la mia fiducia in Nolan. Poi dal punto di vista tecnico lui è assolutamente un regista sperimentale, fa delle cose incredibili, è un grande tecnico, però come dicevamo in una puntata, non so se quella scorsa o quella prima, è meglio quando scrive qualcun altro per lui, secondo me. È il fratello soprattutto. Il fratello che è quello che ha Jonathan Nolan, adesso la prima stagione di Westworld. Sì. Allora, io posso dirvi che secondo me Nolan è così. Nolan è una grandissima... Cioè, è arrivato, ha fatto il picco massimo, pure per me Inception è tra i miei 3 film preferiti, perché è stato veramente bellissimo per me, è stato sconvolgente vederlo, è stato... Poi a me mi piace tantissimo il mondo onirico. Inception per me è proprio il vertice massimo di Nolan. E poi è stata una lenta decadenza verso un oblio inesorabile, nel senso che... C'è Dark Knight Rises che
sì, vabbè, ha avuto problemi perché c'è stato, doveva esserci il Joker, ma non c'è stato, e l'hanno buttato con Bane, che non ha retto così tanto, soprattutto nella parte finale. Interstellar, che tutto sommato io neanche ho detto che monnezza, è stato il finale il problema di Interstellar, così come il finale di Dark Knight Rises. Poi c'è Dunkirk, che, raga, mi dispiace, ma a me, per quanto abbia fatto le divisioni temporali, mi è risultato molto noioso. E poi Tenet, che è proprio un è quello che mi ha dato fastidio di Tenet, forse, che è troppo autocelebrativo. È un film che Nolan ha fatto quasi più per se stesso, cioè sembra quasi un film fatto da un fan di Nolan che da Nolan. Non so se è chiaro quello che voglio dire io. Ma perché si ha la sensazione con Tenet che lui senta la pressione del dover rilanciare sempre più in alto con le sue idee innovative e molto particolari, come era stata quella iniziale di Inception, che era molto unica come idea. Quindi, e poi Interstellar anche ci ha provato con qualcosa di molto particolare anche lì. Quindi è come se lui si sentisse la pressione addosso di dover rilanciare con qualcosa di più complesso, più innovativo, più coinvolgente, perché effettivamente l'idea di alla base di Tenet è strabiliante, cioè è molto, certo, molto forte. Però poi purtroppo il film, secondo me, ha un pochino di problemi di scrittura, e quindi poi non riesce a ottenere quello che vuole. Si perde un po', più che si perde, diciamo che si arrotola un po' su se stesso e rimane incastrato questo Tenet. Forse Oppenheimer, che sarà una biopic in un certo senso, vediamo poi che taglio lui gli darà, certo, però magari andando su qualcosa del genere si ridimensiona un po' tutto. Sicuramente penso che tenterà di dargli uno dei suoi tagli molto particolari. Sì, sicuramente. Lui è fissato col tempo, in tutti i film parla del tempo, parlasse di un'altra cosa, in ogni film parla del tempo. Se lo dici così sembra tipo conversazione, però parla del tempo. Però se ci pensi. Ah, ma oggi è il nuovo numero. Ammazza. Fammi vedere l'umidità, quanto sta la scansione temporale per Cristoforo è abbastanza una fissa, cioè in qualsiasi film comunque c'è un trip allucinante con la scansione temporale, cioè a partire da Memento, che per me, visto che avete detto tutti i preferiti, per me Memento rimane il suo preferito in assoluto. Io ogni volta che vedo Memento, nonostante l'abbia visto 100 milioni di volte, mi stupisco sempre di come è riuscito a mantenere un racconto tremendamente interessante, così folle, perché inizialmente pensi non ci sto a capire un cazzo, invece poi capisci tutto ed è perfetto, nonostante che sia completamente spezzettato e distrutto, perché lui è un mostro. A fare quando sta parti roba con un'idea così, quando parti, cioè quando il tuo esordio è una roba così, e il pubblico ti ama per una roba così, ogni volta è una sfida al rilancio, quindi è molto pericoloso. C'è stato infatti una debacle nel secondo film, che è Insomnia, quello con De Niro e Robin Williams. Che quello fu una cosa un po' che non piacque un po' a nessuno. Tra l'altro il tema era molto particolare, il setting era l'Alaska, se non mi ricordo male. Sì, ma non l'aveva neanche scritto lui. No, non era manco tanto interessante. Il terzo, che se non sbaglio è The Prestige, che è un film della Madonna pure, The Prestige. No, il terzo è, scusami, il terzo è Batman Begins, il terzo, poi il quarto è The Prestige, vero? Che anche fra i miei preferiti, io amo di Nolan questi due alla fine, Memento e The Prestige. Poi vabbè, Cavaliere Oscuro, un cazzo di capolavoro. Inception, se purtroppo io faccio lo stesso errore di Eva, cioè Inception, Matrix, Matrix batte Inception 200-0 per quanto mi riguarda. Poi è un bellissimo film Inception, è stupendo, mi sono divertito. Tra l'altro l'ho visto a Parigi, a Parigi all'epoca. Quindi quello è pure andato in parte a Parigi. Esatto, l'ho visto in inglese con i sottotitoli in francese. Ho capito un cazzo. No, l'ho capito, cioè è riuscito a spiegare anche perché Inception è uno spiegone dall'inizio alla fine. Però è
va bene. Molto. Gli ultimi in monnezza proprio. Monnezza esagerato. Comunque, monnezza. Ti ricordo che ci sono i film della Marvel, Gio. Sto scherzando, Io pensavo ai film italiani. No, 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 perché devi sapere, Eva, che Giovanni ce l'ha con me perché io sono un mega fan della Marvel. Mi dicono The Prestige prima di Batman. Io effettivamente mi ricordo che The Prestige è uscito prima di Batman. Mi sembrava pure a me che fosse prima. Batman Begins? Sì, sì, sì. Mi ricordo. A me pareva dopo Batman Begins, però va bene, mi fido di voi. Prima. Mi fido di voi. Parliamo di Keanu Reeves perché è uscita anche un'immagine di John Wick 4. Pazzesco! Questo film che sarebbe dovuto uscire in realtà in contemporania con Matrix, ma a causa del Covid non è più uscito e nulla. Quindi sarà il quarto capitolo di John Wick. A me è una saga che piace. Poi, de base, Keanu Reeves mi fa anche piacere che sia stato un attore che abbia avuto una seconda vita in questi anni dopo che di fatto intorno agli anni 10 del 2000, ma forse anche prima, era completamente scomparso e nulla. A voi è piaciuto John Wick? Eva, a te è piaciuto? Pure lui. Sì, a me questa foto però fa ridere perché lui, e io adoro il fatto che lui non cambi, però sembra di vedere sia Neo. È vero, sia Neo che John Wick. Sì. Johnny Silverhand di Cyberpunk, sì, perché sì, vedi, sì, è vero. Ma alla fine è sempre uguale, questo mi piace sì, tanto. Il look sì, è vero, hai ragione, il look praticamente sì. È un po' di anni che lui non lo cambia più, e effettivamente questa è una cosa che però può un pochino, non dar fastidio, però può un pochino frenare e confondere il pubblico rispetto a un attore, perché addirittura nelle serie TV da una stagione all'altra cambiano i look agli attori spesso, proprio per dare un senso di rinnovamento, sì. Quindi da film a film, chissà se forse è una cosa con cui si è un po' fissato lui, magari non vuole. Secondo me sì, poi perché è anche molto particolare, cioè ha la barba comunque di un certo tipo, anche il taglio di capelli è lungo, quindi è proprio caratteristico, cioè tu quando vedi quello lo sai che è Keanu Reeves, no? Quando vedi qualsiasi attore così, magari fai anche il paragone con lui, quindi penso che sia una scelta sua, anche perché lo sappiamo che lui è un po' sopra le righe, no? Lo amiamo anche per questo. Scusate, guardate se riprendo Nolan, purtroppo aveva ragione Gianni, Batman Begins è 2005, no. The Prestige è 2006. Io raga, prima di Dunkirk stavo in fissa con Nolan, pure Interstellar, tutto sommato, mi era andato bene, a me Dunkirk è stata quella cosa che mi ha fatto fare crack e Tenet, ma proprio detto... Sì, ti posso dire una cosa? Dimmi, secondo me Dunkirk, no? Non ho mai capito la pronuncia... Cioè, Oppenheimer forse andrà più verso quella direzione, che è l'altro film storico. Io spero tanto The Prestige. Spero però posso dirti che più verso The Prestige. Però posso dirti che Dunkirk, la cosa che mi ha dato fastidio è che lui, per renderlo interessante, ha dovuto spezzare il tempo, e tutto sommato le storie che tratta... Però quello che lo è interessato alla fine. No, vabbè, ma ci sta. Il leitmotiv di Nolan. Figurati, ci sta. Il problema grosso è che le storie prese nella sua singolarità, cioè se quel film fosse stato lineare, veramente era quasi più interessante, ma perché cioè, più che altro tu vedi Tomardi per due ore e stare ma lì più che altro, ma nel senso che io mo non per citare il vero maestro ma Steven Spielberg raga, con Salvate il soldato Ryan, capito. Mannaggia, secondo me l'ha fatto apposta però perché sennò era lo sbarco in Normandia, sì. E questo non c'è, cioè, poi diventava troppo Dunkirk però, è il palese tentativo di Christopher Nolan di acchiappare la nomination, ma figurati però, cioè, scusami, quello era, anzi, ci aveva provato pure con Interstellar, non gliela daranno mai la nomination, guardate DiCaprio quanto ci ha messo prima di e gliel'hanno dato per il film più brutto che ha fatto, Brutto. È difficile dire che DiCaprio fa un film brutto comunque. No, cioè, però dai, cioè, più brutto. Allora, no, è meglio. Quello più... Sai cosa? No, secondo me non è tanto la questione di film, il dispiacere di quale film, del se il film è brutto, il dispiacere della statuetta DiCaprio, è perché DiCaprio ci ha dato delle performance in passato per anni
incredibili, mentre ricordo bene che quando parlavano del film per cui lui ha preso la statuetta, come si chiamava? The Revenant, il re di vivo, esatto, il regista Iñárritu diceva che aveva proprio messo DiCaprio nelle condizioni proprio di vivere tutta una serie di situazioni, e quindi lui era abbastanza, non lo so, era più se stesso in quelle situazioni che è una vera e propria interpretazione. Gli sono state fatte fare proprio delle cose veramente per davvero. That's e quindi Bible. Tu poi pensi scusate, ma noi abbiamo visto il lavoro, lo spessore del lavoro, della capacità di questo attore di costruire un personaggio e rendersi credibile nelle scene e tutto il resto, e lo dobbiamo premiare per qualcosa per cui in realtà poi si è ritrovato a fare come si chiamava quello che andava per le foreste e che poi è rimasto ammazzato da per le foreste e ogni tanto menava un orso e basta. Però rientra nel filone dei premiazioni per miglior attore o miglior attrice in cui ci sono le trasformazioni, no, però le trasformazioni fisiche, quelle eccessive, no, rientra quanto le piacciono. Mamma mia, infatti quando c'è un film in cui sai se un attore ha perso 20 kg vince l'Oscar. Quando è che l'hai perso tu 5, troppo pochi. Christian Bale, poveretto, sono anni che ci prova. Sì, Christian Bale ha vinto. Perché cosa l'ha vinto? Per The Fighter. Ma lui è uno di quelli. Lui faceva il mio, lui era magrissimo. Uno di quelli che ingrassa, dimagrisce, reingrassa, dimagrisce. Cioè il dottore gliel'ha detto, basta. Cioè, e lui non smette. In realtà per Gore pure è dimagrito un po', per fare. Gore è dimagrito un po', sì. Ma è ritornato normale, ho visto un po' di video. Ma Giovanni, adesso sentiamo. Questa notizia è per te. Per me. Sei... No, non la guardare. Scusa, te la dico io adesso. Non guardare. Top Gun 3. Oh! Allora, senti. Top Gun 3. Che succede? Si farà? Ecco la vera domanda. Noi già si farà. Lo sa cosa io penso. Cioè, i ragazzi qui in chat sanno cosa io penso di Top Gun. Gianni, Violetta, eccetera. Eva, Top Gun, dici. Cosa? Dici, la tua idea di Top Gun. No, tu devi dire, tu dicessi Top Gun. E poi Giovanni potresti spezzare il cuore. Un miliardo? Un miliardo e passa. Un miliardo, è arrivato a superare The Avengers. Ha sbragato. E quindi quella è la risposta, che ce lo domandiamo a no, fare. No, ti è piaciuto, non ti è piaciuto, dici un po'. Ma in realtà il primo film che ho visto in vita mia, che ricordo di aver visto a 2 anni, era Top Gun, e poi ho fatto questa bellissima figuraccia con Tom Cruise, che io l'ho detto, ce n'avevo 27 già, io ho dato del vecchio fondamentalmente, lui che fa invece mi ha preso e mi ha abbracciato. Meno male, va. Quindi tu sei l'eletta. Che bello. Sei un'eletta con Tommaso Crociera. È veramente così simpatico come sembra? Lui è, guarda, per me è una cosa assurda, perché poi lo sappiamo tutti, no? La vita privata, quello certo. Che è successo, è un'altra persona quando lo intervisti, ma non solo con i giornalisti, anche con i fan. Cioè, penso che sia veramente l'attore di Hollywood più disponibile, più gentile, più simpatico. Quindi si scontra tantissimo poi con la vita privata, no? Almeno quello che sappiamo della sua vita privata. Sì. E quindi, non lo so, a me non è dispiaciuto Top Gun 2, cioè nel senso, alla fine è un bel modo di riprendere una storia che comunque non tutta, cioè pensata al pubblico, no? Sì. Ci siamo andati noi, però anche chi è più giovane non l'ha mai visto il primo Top Gun, magari ha fatto al contrario, ha visto questo Top Gun ed è tornato a vedere il primo. E è una bella operazione nostalgia in generale, però è una di quelle riuscitissime, cioè se li devi rifare sequel, per me li fai così, vanno bene. E quindi sì, però ecco una cosa, una piccola nota al margine, finalmente hanno messo una donna anche nella Top Gun. In questo caso come sì, perché io ricordo che quando l'ho visto nell'87, perché l'ho visto in VHS, ha detto basta, voglio fare il pilota, e mi diceva no, sei una donna, non lo puoi fare il pilota, no. Perché stiamo parlando della preistoria, però altri tempi, esatto. È cambiato, per fortuna almeno adesso Phoenix.
un piccolo token l'hanno messo, capito? Arriviamo dopo 30 anni, no, ma anche al personaggio femminile comunque di come si chiama, sì, l'attrice di Jennifer Connelly. Jennifer Connelly comunque hanno dato una certa importanza, invece tipo però non è una pilota, che nel personaggio femminile nell'87 era un po' così, cioè dove aveva un ruolo importante tra virgolette all'interno del Top Gun, però come è stata trattata un po' così proprio perché erano gli anni nell'87. È stata trattata anche l'attrice male, perché è stata richiamata perché è ingrassata tantissimo per problemi di salute e tutto quanto, quindi non l'hanno richiamata. Quello è brutto, non ci è piaciuto. Sì. Io posso dire che comunque Jennifer Connelly è bellissima. È bellissima, è bravissima. Non so come, veramente bravissima. Ma è lei... piaciuto molto come uscita fuori, a parte lei come attrice, ma anche il personaggio, lei... perché non è il classico personaggio femminile. Sì. Che muove il personaggio maschile, è veramente una coprotagonista, mi è piaciuto tanto. Ma lei è anche quella che faceva Once Upon a Time in All, c'era una volta in America, Leone. Sì, è il primo ruolo che ha fatto. Il primo ruolo che ha fatto, bambina. Okay. Magnifica Jennifer Connelly. Comunque, scusa, ero curiosissimo. C'è una carriera ero curiosissimo di sapere cosa ne pensava Eva di Top Gun Maverick. Per me giusto, Eva, giusto per fartelo sapere, è il film più bello degli ultimi anno sicuro, dell'ultimo anno sicuro. Secondo me lo vediamo agli Oscar. Ci ha pestato il cuore, meno male. Secondo me lo vediamo agli Oscar, comunque, qualche nomination la becca. Comunque, che cosa ha detto? Miles Teller ha parlato. Diavolo è Miles Teller? È il coprotagonista di Top Gun, ovvero quello lì che fa il fratello di Gus. Il figlio di Gus. Cioè sarebbe il tizio di Whiplash. Esatto. Rooster. E ha detto: gli ho mandato un messaggio l'altro giorno per il suo compleanno, per lui condividere il set con me, e l'altro giorno ho detto è stata una cosa pazzesca che non è ancora terminata, sarebbe fantastico, poi ha risposto, ma dipende tutto da Tom. Certo. Ho avuto anche alcune conversazioni con lui al riguardo, vedremo. Secondo me, per quanto è incassato, qua gli dicono Tom. Una cosa è sicura, la Universal ogni mattina lo svegliano, cioè lo chiamano e gli dicono, senti, ma Top Gun 3 lo famo ogni mattina. Ogni mattina. Ma è ovvio. Ogni perché non deve andare nello spazio, non so se è per Mission Impossible quello nuovo che girano. Deve andare nello spazio con una piccola truppa a fare le prime riprese nello spazio, le che farà matto. Lui. Vabbè, ma dai, certo. Probabilmente gli servirà. Io adoro queste fisse. Sì. Io sarei felice comunque di vederlo un terzo, se sono riusciti a fare bene lo questo scrivono qua. Bene, perché no, dai. Sì, cioè, se lo scrivono questo alla fine. L'unica cosa che un po' mi destabilizza è uno dei migliori. L'unica cosa che un po' mi ha destabilizzato è guardare l'altro film del regista di Top Gun, che è Spider-Head, che come dicevamo con Violetta. Quello è orrendo. Sì. Però io non l'ho digerito. Violetta proprio non l'ha digerito. Io a me ho fatto i film di Tom Cruise, almeno per quel poco che ho visto io e che ne so. Possono essere diretti da chiunque, ma so film di Tom Cruise, cioè nel senso è lui che detta legge, il regista fa quello che dice lui. Vabbè. Ci sono cazzi, cioè, e si vede pure nei Mission Impossible, lui ha voglia di fare... Io me voglio menare da un burrone, me voglio menare. Se tu vedi i primi Mission Impossible soprattutto, che sono... Vabbè, quello di Brian De Palma. Soprattutto i primi tre sono quelli più diversi l'uno dall'altro. Tu vedi, lui inizialmente voleva fare Mission Impossible, quindi una spy story, prende Brian De Palma. Ed è lui che prende Brian De Palma. Nel secondo voleva fare una roba più action, portata all'estremo. Chi c'era in quel periodo? John Woo. Mm. E ti diri, John Woo e ha fatto Mission Impossible completamente diverso dal primo. È una roba allucinante, colombe che volavano nelle fiamme, perché quello è John Woo, quindi ci deve mettere il suo. Il terzo, che voleva più avvicinarsi alla famiglia, invece ha tirato dentro il progetto J.J. Abrams, perché con Alias, la serie TV, aveva fatto Mission Impossible al femminile con Jennifer Garner, tra l'altro bellissima la serie Alias. Molto carina. Quindi è lui che decide. Quindi Top Gun 3 sarà lui a decidere il regista. Il Top Gun Maverick, se è figo, è perché Tom Cruise ha deciso e l'ha voluto far figo. Regista stava lì e gli diceva: Tom, cosa giriamo oggi? Gli diceva cosa voleva girare, il regista girava. Sì. Ti posso dire però adesso una cosa, ma se ti dicessi che il successo di Top Gun secondo Sony è merito di
Venom 2, la furia di Carnage. Guarda, tu cosa mi rispondi? Io direi che la Sony, almeno la parte cinema della Sony, conferma quello che almeno io penso della parte cinema della Sony, cioè che sono pugno dei rincoglioniti, ma questo... dai, dopo che hanno ritirato fuori Morbius perché hanno creduto da gente che aveva per il culo che il film piaceva. Ha detto la Sony. Vabbè, ma detto così sembra, vabbè, sembra infatti, molto più provocatore. Infatti vado a dire qualcosa. Sì, 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 ma infatti vado a leggere quello che hanno detto. Panich, si chiama Sanford Panich, che è uno dei presidenti della Sony Motion Pictures Group, ha detto: quando abbiamo iniziato a far uscire i film ad ottobre scorso, non c'erano davvero altri grandi film. Tutti avevano posticipato i propri grandi titoli all'estate di quest'anno. Ci siamo presi un rischio a far uscire Venom nelle sale. Ma è vero, Tenet poi... è uscito, Dune è uscito. Ah beh, sì, Tenet è uscito, però diceva... legge le parole. Sì, no. Si parla molto di Top Gun, poi ha detto. Dicono l'industria cinematografica è tornata. Ma in una strana maniera direi che Top Gun sta beneficiando del nostro tentativo. Venom ha iniziato la storia che ha permesso a Top Gun di fare quello che ha fatto. Queste cose non accadono dal giorno alla notte. Domanda però, scusate, Sony ha fatto uscire pure Uncharted e cosa? No? Spider-Man Way Home, Ghostbusters. Quindi perché proprio Venom? Cioè questo non... Perché dicono che è il primo film, secondo loro... Scusa, ho una domanda. Ottobre, no? Dopo è uscito Ghostbusters. Sì. Ghostbusters è uscito subito dopo. Quando è in uscita il Blu-ray di Venom? È già uscito? È già uscito. No, però adesso poi ne parliamo, perché stiamo parlando di questa cosa qui. Perché che cosa riesce a settembre, Giovanni, che ci andiamo a vedere insieme? Una roba che tu ti vai a vedere da solo. Vabbè, diciamolo dopo. Comunque, la trovate, secondo voi c'è senso sta uscita da Sony che Venom e Ghostbusters? Più che altro, secondo voi che cacchio volevano dire? Cioè, che vuol dire sta storia? Loro hanno fatto tutto questo discorso arzigogolato per dire praticamente che c'è proprio scritto a un certo punto che la ripartenza del cinema non è una cosa che dopo il Covid non è una cosa dall'oggi al domani, ma è una cosa di crescita, e quindi loro si sono sentiti i pionieri in qualche modo di aver rischiato, dicono proprio rischiato, di far uscire una serie di film in sala prendendosi questo rischio. Ma siamo d'accordo che non è manco vero. Il fanalino de coda. E qui non lo so, adesso dovrei vedermi tutte le uscite. Vabbè, è uscito Spider-Man, però quando è, cioè, se non sbaglio, Top Gun era proprio quello che doveva uscire all'inizio pandemia, perché loro dicono che gli altri hanno rimandato un sacco di film, noi invece no. E quindi diciamo è Black Widow, no? Black Widow è uscito un anno prima, Top Gun adesso. Quindi comunque forse la critica di sottofondo, cioè, giustamente è quello di voi l'avete aspettato talmente tanto che grazie che adesso è andato bene, che poi hanno rischiato comunque perché non c'era la guerra in Ucraina con la Russia e si capisce benissimo che il conflitto in Russia hanno tolto tutte le parti e tutti i riferimenti. Sì, anche secondo me hanno levato diversa anche roba che faceva riferimento proprio a livello geografico, perché nel film non si dovrebbe capire. Ma si capisce, per dire che si capisce. Cioè, sì, diciamo che paesaggio con montagne e neve. Diciamo che non hanno proprio detto siamo in Russia. Però non l'hanno detto. Però, più che altro perché guardando la mappa è facile capire da che lato vanno, no? Quindi non è Alaska, se vanno verso le montagne c'è la neve. Non è proprio dichiaratissimo. In realtà poi si scopre che... Scusate, Siri è partito. Siri ha deciso di dire delle cose. No, perché quindi voi dite che è un po' una rosicata della Sony, cioè nel senso... Ma più che rosicata è che volevano dire... Noi abbiamo avuto il coraggio di uscire in un periodo complicato... È più uno statement di questo. Fondamentalmente è No Way Home quello che ha riportato tutta la gente in sala, perché neanche Tenet l'aveva fatto, neanche Black Widow, neanche i Disney che sono usciti l'altro anno. Cioè il primo vero successo in pandemia è stato No Way Home, quindi... Sì. Più che altro per dire quello, no? Magari noi abbiamo, cioè Sony ha continuato a fare le uscite come se la pandemia non ci fosse, tra virgolette, e è arrivato il successo con No Way Home. Però ecco, Venom no, non lo metterei nella lista. Venom, ragazzi, però secondo me volevano un po' attirare un po' più
penso sì, pure sì, Morbius. Ma perché? Volevano un po' dire, boh, tutti state a parlare di Top Gun Maverick e ci state, cioè vi siete scordati di noi, siamo stati noi che abbiamo, sì, che abbiamo aperto le porte, capito? Quindi magari volevano un po' di merito anche loro in questo senso. Ma giustamente... Che poi c'è l'anno, c'è l'anno. Sì, qua alla fine. Sicuramente. Giovanni mi chiedeva, ma perché la Sony sta... Perché esce il Ready Venom, esce... No, caro Giovanni, come ti stavo dicendo, è tutto collegato alla prossima notizia, perché sui canali ufficiali di Sony è arrivata questa immagine, che puoi far vedere anche a schermo, che naturalmente voi che ascoltate il podcast potete, potete andare a vedere cliccando nel link delle notizie, ovvero Spider-Man No Way Home ritornerà al cinema a settembre in diverse nazioni, in Italia uscirà il 18 settembre e sarà un The More Fun Stuff Version, ovvero una versione estesa. Dicono fan stuff. Ma sai che questa cosa mi fa incazzare ancora di più? Ma anche a me, perché un po', anche a me stata, un po'. C'è stata tutta quella discussione quando uscite il Blu-ray, esatto. No Way Home, c'è stata una grossa polemica dietro a questa cosa. Certo, ma ne abbiamo parlato. E per esempio Victor, l'altro che viene ogni tanto da noi, ha portato avanti in maniera abbastanza energica e c'ha ragione, che per l'uscita del Blu-ray erano stati promessi come contenuti speciali un tot minuti in più del film, sì, che in realtà all'interno del Blu-ray non c'erano. Cioè loro in pre-order hanno detto ci sarà dentro il Blu-ray questo, 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 questo e quest'altro. Hanno fatto persino vedere un trailer. Esatto, un trailer dove c'erano pure dei pezzettini di scena in più. Cosa che e quindi la gente ha cominciato a preordinare il Blu-ray. Quante versioni hai del film? Una per il momento. Di The Batman ne ho due, però. E di questo una? Una per il momento, per il momento. Per il momento, aggiungiamo. Vabbè. Perché naturalmente uscirà la versione The More Fun Stuff. Certo, uscirà anche quella. E quindi uscirà a Natale poi, no? La cosa che mi fa incazzare è che questa roba praticamente la stanno facendo anche perché se la possono permettere, perché alla fine nel Blu-ray non hanno messo quello che avevano promesso. O comunque non tutto, perché hanno messo solo una piccola parte. Cioè probabilmente uno dei contenuti per cui la maggior parte delle persone l'avrà acquistato, cioè i X minuti dei film in più, sì, cosa che nel Blu-ray, dopo aver detto la mettiamo, non l'hanno messa, e invece molte la mandano al cinema. A me sta cosa fa incazzare ancora. Fa arrabbiare anche a me, più che altro perché ho paura che possa essere una grande perculata. Ma lo sarà. Nel senso, io sono io ho fatto questo discorso pure a Marco, mi ho detto, io sono disposto anche a riandare in sala, ma se ci sono meno di 20 minuti all'interno del film, forse evito. Cioè, guarda, me lo compro il Blu-ray, per l'amor di Dio, però, zio, non mi puoi far andare posso lì. Posso dire una cosa? Vai, dimmi, dimmi. Io l'altro weekend sono stata a Ischia, al festival, e c'era Andrew Garfield, che però ha fatto tardi, quindi c'erano tutti i ragazzini in sala, al cinema, hanno mandato una prima run di No Way Home, e poi, siccome era in ritardo, perché gli spostamenti e tutto quanto, l'hanno rimesso, non si è alzato nessuno. Tu dici perché dopo volevano vedere Garfield, ma potevano uscire e rientrare tranquillamente. Cioè c'è ha un potere quel film, sì, visto al cinema. Beh, sì. Che soprattutto sulle generazioni più giovani, che poi sono quelle più irrequiete, che magari non riescono a stare in sala. Parliamo dai bambini dai 5 anni fino... Cioè c'erano tutte le età, però partivano dai 5 anni. Mi ha fatto effetto perché sentivi il silenzio. Cioè con 400 ragazzini in sala non c'è silenzio se il film non è bello, no, comunque se non fa effetto su di loro. E quindi forse non è sbagliato rimandarlo al cinema. Certo, è una mossa commerciale, uno si sente un po' preso in giro perché se lo aspettava sul Blu-ray, però non è sbagliatissimo. No, non dovevano prometterlo nel Blu-ray. Esatto, quella mi fa piacere questa cosa. Dovevano fare come hanno fatto con Endgame, cioè noi non vi diciamo nulla che c'è da sto Blu-ray, sì, c'è una versione estesa al cinema per premiare e ringraziare i fan. Vogliamo raggiungere un po' più soldi? Sì, vediamo. Beh, però, il gadgettino. Quella è stata la Marvel, questa è la Sony, quella è Disney, questa è Sony. Perché una avranno cosa che... cambiato idea in corso. Secondo me hanno cambiato. Si saranno resi conto. Avranno considerato pure che magari DVD, Blu-ray e questo tipo di prodotti qua in generale si vendono sempre meno, col fatto che adesso i prodotti vanno, certo, direttamente in streaming. Ma considera, no? Che No Way Home ce l'hai già su Netflix. Meno. Cioè. Adesso sta su Netflix, sì, capito? Avranno, quindi c'è, devi essere proprio fan appassionato per comprarlo. Secondo me sì. Uno dei motivi per cui a me, per esempio, questo film, tutto sommato, nonostante non sia il mio genere, però mi è piaciuto, è per il tipo di esperienza in l'esperienza. Sala. L'esperienza in sala, ma guarda, per, quando è stata in questo film è stata pazzesca, perché erano anni che non sentivo gente applaudire, urlare di gioia,
piangere. Idem. Cioè, reagire al film in questo modo è stata una... cioè, era una festa là dentro, sì, era sì, proprio una sembrava festa. Uno spettacolo, di assistere sì, a uno spettacolo, cioè la gente reagiva come agli spettacoli teatrali. Sì, è sì, una roba sì, e quello è stato è Dying Game, che non c'era sì, da pandemia. Quello è stata... quindi è stato anche quello il bello, no? Perché tu ritorni in sala dopo tanti anni, perché poi alla fine, cioè, ci siamo stati anche nel 2020, ma non con la frequenza con cui ci siamo andati l'altro anno e quest'anno. Ti manca, ti mancava, e quindi era proprio quell'esperienza condivisa che poi è alla base di questi fenomeni, no? Sì. Però posso dire che io in conferenza, in proiezione stampa, ho urlato solo io quando si vedeva Matt Murdock. Quando sì, Matt Murdock, no, no, io ho urlato, io urlo sempre le base. No, ma tu non l'ho sentito. In conferenza stampa c'eri solo tu, quindi nel silenzio. No, no, non in conferenza stampa. Noi purtroppo abbiamo visto, purtroppo, tra virgolette, abbiamo visto 40 minuti in anteprima. Ah, sì, sì, hanno fatto sì. Quella cosa assurda, che veramente quella è fantascienza. C'era l'ologramma di Tom Holland in conferenza stampa a Cinecittà, no, non c'era lui fisicamente, sì, era lui a ologramma collegato da Los Angeles, fighissimo, però assurdo, allora, perché tu stai là e dici no, e quindi sì, sembrava un po' e quindi ci hanno fatto vedere questi 40 minuti in anteprima, che erano i primi 40 minuti del film. E purtroppo eravamo divisi in due sale, sono capitata quella sala dei non fan, uno urlava, però poi mi sono rifatta in proiezione normale. Sì, che è stato uno dei primissimi film che in anteprima stampa non l'hanno fatto vedere tutti. E anche Endgame la stessa cosa. Anche Endgame? Sì, sì, anche no, Endgame in realtà tutto. Io lo so purtroppo perché non l'ho potuto vedere in anteprima e quindi me lo stavano spoilerando perché stavo facendo un'altra cosa all'estero. E no, l'hanno fatto vedere tutto, te lo fanno vedere la sera prima. Ah, ok. Al okay, massimo, certo. Che poi a mezzanotte, no, ah, ma no, questo anche questo lo feci io, nel senso che io feci la maratona addirittura, considero. No, lei per la, ah, prima, la sera prima, la sera sì, prima. Volte quando ci sono, ma perché hanno tipo paura degli spoiler. Sì, è certo, successo la stessa cosa per uno Star Wars, se non ricordo male, esatto, episodio 7. Che poi fra l'altro era al cinema, sì. Che la Rai spoilerò il giorno dopo e spoilerò tipo 2-3 giorni prima. Spoilerò, sì. Sì. Disse tutto quanto e quindi in quel caso non è io scioccata, ma sia sui social che proprio nel servizio, capito, che è andato in onda e noi così, beh, è Arai, ragazzi, ma quindi detto ciò, Giovanni non ti vengo manco per il cazzo a vederlo, Gianni, scordatelo, l'ho già visto, l'ho apprezzato, bellissimo, ne riparliamo a settembre, le cose bellissime, Andrew Garfield è il mio Spider-Man preferito, non ci torno più al cinema per questa roba. Vabbè, Gianni, sai che cosa regalare al compleanno a Giovanni? No, mi ha già regalato, mi ha fatto un regalo bellissimo, mi ha regalato l'artbook di Dune, bellissimo. Bello. Ok, bellissimo, basta. Qui adesso ci sta bene un bel cinemino. Ma è arrivato il momento, Violetta. Io voglio sapere anche da Eva che cosa ne pensa. È arrivato il momento del film evento. Il film evento che concluderà finalmente quest'anno. Non vediamo l'ora, il 17 novembre 2022. Tutti in sala a vedere Diabolik. Cinco all'attacco! Allora, Eva, ti faccio è uscito un nuovo poster, intanto è uscito un nuovo po' poster di contesto, che ve lo facciamo vedere, ragazzi, perché posso dire una cosa, io sono super contenta invece che ci siamo tolti dalle palle Marinelli. Ma io anche no io per lui però sono contento, abbiamo salvato la carriera, sì, io pure detto, senso, bello. No, sapete, lui c'ha un problema enorme, uno dei miei attori preferiti, ma lui dovrebbe fare teatro sperimentale in Russia, cioè nel senso, in Russia no, magari adesso in Germania, che lui vive lì, perché è totalmente inadeguato sia nell'attività stampa, ma quello è un altro discorso, sia in prodotti del genere, cioè tu non puoi fare un film così e dire al regista no, io il fisico non lo cambio, perché ai registi, scusate, perché non mi interessa, io non metto su muscoli, e quindi con sta calza maglia, con la pancetta, che non c'è niente di male, ma Diabolik, insomma, io ci sono cresciuta leggendo i fumetti, non era così, e soprattutto non c'entra proprio niente a livello fisico Marinelli. Mm-hmm. Giannotti io lo stimo tantissimo, perché lui è uno invece che si dedica tanto sui progetti che fa, ha fatto solo Grey's Anatomy fino adesso, quindi sì, non è che possiamo dire se è un bravo attore o meno, magari ci stupirà. E poi, secondo me, Miriam Leone non è sbagliatissimo, sì, come Eva. Sì, va bene, sì, sono d'accordo. Una cosa di quello, noi non siamo mai stati gentili con Diabolik, non ne abbiamo mai, mai particolarmente nascosto. Io non so qual è la tua posizione, ma ha deluso tanto, okay, da fan mi ha deluso tanto, ma perché per me il problema era Marinelli, cioè attore che io amo alla follia, però no, non era proprio idoneo al...
però posso dirti, quindi che ci siamo tolti dalle palle, ma, no, ma io più che tolti niente. Dalle palle, io sono felice che non lo faccia lui, cioè, quando ho visto il primo post, ma non è un ruolo per lui, sì, non ma, è un ruolo esatto, per lui. Infatti dico pure, io ho detto, ma no, cioè io adoro un film con lui che è molto pesante ma che trovo bellissimo, che si chiama Martin Eden. Mamma mia quanto è bello quel film. Io quello l'ho visto a Venezia, mamma mia quanto è pesante, è pesante, ma a me è piaciuto tantissimo, io non l'ho rivisto anche una seconda volta. Lui, ma lui è un talento puro, il problema è che è psicopatico da un certo punto di vista, cioè è intrattabile, no, davvero, cioè, mo non voglio parlare male di Marinelli perché figurati, però è proprio difficile lavorare con lui in tutti gli ambiti, ecco, okay, diciamo così. Okay. Quindi tu hai però buone speranze per il secondo Diabolic, visto 5 all'attacco! Però... Diciamo così, cioè, stavo, ma c'è il punto esclamativo, è tutto maiuscolo. Magari migliora, cioè comunque Giacomo Giannotti ha tutta l'esperienza dei set americani, magari qualcosa... Ma ne per il film, dico in generale, tu hai, speri che possa... Spero, io sono sempre, cerco di essere positiva da quel punto di vista. Io invece sono fiducioso, magari cambiando... Io sono fiducioso che ci regalerà altre emozioni. Come Mani in alto, speriamo... maledizione. Vabbè, il problema lì, anche Roya. Vabbè, sì, ma là il problema è un po' generale. Ragazzi, diciamoci sinceramente. Vogliamo tanto bene. No, aspetta, dire molto proprio grigio. Sì. Ma secondo me sono stati diretti tutti molto male e c'è anche un grosso problema di adattamento, di scrittura proprio, che se non correggono quella cosa là, se non correggono la scrittura, secondo me andiamo da... Potrebbe diventare una perla però del trash. Magari passerà alla storia come una perla del trash. No, aspetta, scusami. Io ho bisogno di citare due scene. La scena del mattone, ragazzi, c'è Diabolic che così gli dice che deve andare al mattone, al terzo mattone a destra, una cosa del genere, no, al terzo mattone a sinistra, lei va a destra in un muro di mattoni e fa così. Vabbè. Ma soprattutto a un certo punto c'è lui che prende la chiave di questa cassaforte, trova sta chiave, questa cosa l'ha fatta notare Barba Scura, ha detto prende sta chiave, dice ah questa chiave non ci servirà più, e poi c'è tutto un pezzo dove lui deve scassinare sta cassaforte perché non riesce. Giusto per farti, il film è già stato girato, è già stato visionato da alcune persone, a quanto pare è molto peggio del primo, ma andiamo avanti. Ok, ottimo. E niente, allora andiamo nella sezione rumors. Quest'oggi ne abbiamo un po' di rumors da trattare. Allora, innanzitutto Henry Cavill che potrebbe ritornare come Superman, come dicevo, ci sarà, meglio, già iniziato, spero senza, è iniziato il Comic Con e tra poco ci sarà il panel Warner e ci sono alcune persone che hanno iniziato a dire che probabilmente potrebbe fare una comparsa proprio Henry Cavill. Il panel Warner dovrà presentare sicuramente, in realtà sono due i film che presenteranno, cioè Black Adam, quello che abbiamo visto anche il trailer, e Shazam Fury of the Gods, ovvero il secondo capitolo di Shazam. Ma la Warner andrà al Comic Con con i cornetti? Può essere. Con i cornetti? Si presenta tra mille. Può essere. E si dice però che potrebbe veramente presentarsi anche Henry Cavill, perché potrebbe ritornare a impersonificare l'Uomo d'Acciaio. Voi credete che sarà una cosa possibile? Una cosa che... Soprattutto vi piaceva Henry Cavill come Superman? Allora, Henry Cavill ci piace, punto. Punto, cioè, va parlo bene. Partiamo da sopra su. Fermi tutti. Qualunque sia la cosa, Henry Cavill ci piace, punto. Sapete il film che preferisco di Henry Cavill? Quando monta il computer su Instagram. Ammazza. Detto, è tipo un porno. Ammazza. Io non è lui in quarantena che cucina italiano fa il pane e si fa i dolci, le cose da solo, e che monta il computer perché lui è nerd. Sì, lui è secondo me nerdissimo. Quindi potrebbe il farlo film preferito di Henry Cavill è La vita di Henry Cavill. Quando esatto, Henry Cavill, mio esatto. No, però a parte gli scherzi, probabilmente anche a livello tecnico, siccome se non sbaglio sta facendo solo The Witcher adesso, sì, lui si è abbassato tantissimo il cachet per farlo, quindi proprio forse anche a livello economico. Perché lo voleva fare troppo tantissimo, cioè era tipo disposto a pagare lui per fare quel ruolo. Secondo me non ce l'hanno detto, non ho detto produco io, faccio io, non me pagate, no? Però sì, probabilmente il problema della Warner è che cioè, il film più bello è quello che non uscirà, perché tra Miller, bisogna capire come
come gestire la cosa, no? Se rigirare tutto il film dice che era finito. 200 quindi milioni gli possono. È costato, che fa? Lo rigirano 200 milioni di non film. Non possono, perché un conto è fai un cambio quando è successa la cosa, oddio, che non c'entra niente con la Warner, però i primi scandali, come si chiama, anche messi. Ah, Ridley Scott per tutti i soldi del mondo. Ridley Scott l'hanno rigirato, in questo caso non possono, quindi secondo me sposteranno l'attenzione, riporteranno, non possono riportare Ben Affleck perché non si capisce, no, se vuole continuare lui, eccetera, eccetera. Robert Pattinson già c'è, riportiamo Superman, e quindi mi sembra una scelta buona, vediamo però. Io non vedo l'ora di vedere il trailer di The Flash. Ma c'è uscito un trailer, un mini trailer. Ho capito, è uscito un'anteprima, quanto tempo fa, non vedo l'ora di vedere proprio. Ma io adoro Moschietti, quindi non, cioè io ho tantissime aspettative per quel film. Forse quello, per me era quello che doveva risollevare tutta la DC, ci stavano di base era quello che Zaslav è quello che voleva in realtà, cioè voleva lui come Neo Kevin Feige, voleva in realtà cercare di trovare quel film che potesse dare un senso alla DC, e quel film doveva essere The Flash. Il problema è che cioè in The Flash ci doveva essere c'è Ben Affleck ed è annunciata la cosa. C'è Ben Affleck e Keaton, che sia Keaton che Ben Affleck, quindi però so cameo, quindi non sì, però volevano secondo me dare un senso di continuità e uniformità all'universo DC in qualche maniera, perché poi ci sarà anche Batgirl, dove ci sarà sempre Keaton che interpreterà Batman, quindi era proprio quel film fondamentale per dare la quadra a tutto. Fanno un deepfake, gli cambiano la faccia. La fai facile te. Che ne so. Vabbè. No, secondo me stanno aspettando che si smontano un po' le accuse su di lui, vanno nel dimenticatoio come Armie Hammer per 6-7 mesi e poi dopo... Però purtroppo Ezra Miller ogni tanto ci regala quelle perle per cui aggiorna più che dimenticare. Tu l'hai intervistato Ezra Miller, Eva? Sì, e quando l'ho fatto per Animali Fantastici, il primo era tranquillo, il secondo era vestito di plastica. Era come Marinelli. No, guarda, se fa un paragone Marinelli è tranquillo. No, lui mi ha spaventato un po', forse è l'unica volta in cui mi sono spaventata durante un'intervista, perché aveva questo completo, era nudo, quindi gli hanno messo una coperta addosso per coprirlo, almeno per noi giornalisti, Madonna. Perché sennò se vedete il video era tutto nudo. E diceva delle cose senza senso ed era un po' imprevedibile. Ora, fatto già che il Phoenix, voglio dire, datemi tutti e non c'è problema, perché se superi lui, superi chiunque. Se superi chi? Joaquin Phoenix, sì, buon'anima. Infatti, Joaquin Phoenix, perché pure lui è fottuto di cervello. Lui, sì, questi sono forse i tre attori più difficili da... Però lo sai che io quando sono stato a Venezia, che presentarono Joker, io feci quella a Venezia. Là, io l'ho intervistato. Però lì io mi ricordo questa cosa pazzesca che fece, dove c'erano i giornalisti che volevano intervistarlo e lui disse no, e venne da noi che aspettavamo, cioè che io ero in fila per il red carpet a firmare gli autografi. No, ma lui soffre molto d'ansia, ma a livelli proprio assurdi che non riesce a controllare, quindi quella era l'anteprima mondiale. Tant'è che da lì in poi le ha fatte tutte le interviste, non sapeva la reazione del pubblico, quindi era davvero difficile contenerlo, cioè lui si alzava sempre durante le interviste, se ne andava, ritornava, e quindi era proprio difficile, però alla fine andava bene. E dipendeva solo dal fatto che aveva paura, comunque era il primo Cinecomics a Venezia, il concorso era pure vinto, quindi... Beh. Dopo quello è andato tranquillo, è più una questione che non riesce a gestire l'ansia. Ezra Miller invece è proprio matto, infatti tutto quello che sento su di lui adesso, insomma, non è che... E ci credo! ovvio. Secondo te, invece, Henry Cavill lo vorresti vedere come Superman e ritornerà come Superman? Ma io avevo capito che volevano un po', con Ezra Miller, volevano un po' chiudere tutto quella tutto quel mondo che aveva, tutta quel gruppo di Justice League là, proprio perché non avevano più Ben Affleck e Wonder Woman l'hanno chiuso. E può darsi che il ragionamento di Eva invece è corretto e che adesso, così, per tamponare un attimo, per far girare un attimo l'attenzione, ritirano fuori l'unico attore che gli è rimasto, Porello, che è tanto bravo e tanto buono, l'unico su cui... Lui proprio dice, vabbè, lui monta i computer su Instagram, gioca a Dungeons and Dragons, che può far mai di mangio? La Warner è più quello ormai. Mettere sotto contratto qualcuno, ha mandato psicologo una settimana, dove dice, questo come sta?
Va che bene. Poi poverini hanno gestito pure Ben Affleck durante il rehab loro, sì. Cioè, l'hanno avuto proprio in quella fase, quindi... Sì. Mannaggia. Va bene, parliamo del... anche lì c'erano stati svariati problemi perché loro non potevano non volevano coprirgli le spese per la rehab che erano oltre il film. Ma che Warner comunque c'ha proprio sfortuna. Sì, sì, c'ha avuto mamma mia, tra quello Johnny Depp e Amber Heard. Mamma mia, è stato veramente un anno abbastanza complicato. Secondo me puntano su Harry Cavill per quello, sì, perché forse si fidano, cioè sono tranquilli con lui. Adesso gli fanno fare questo, a lui affidabile, questo è affidabile. Adesso ci fai anche Batman. Sì, sì, c'è, il prossimo Batman c'è Harry Cavill e poi qualsiasi Aquaman. No, Momoa sta tranquillo. Momoa sta è strano, ma sta tranquillo nella sua stranezza. Solo 6 metri. Vabbè, il ruolo di Mera lo danno a Henry Cavill, anche lui, esatto. Fa tutto secondo me sarebbe bellissimo, meraviglioso, capelli lunghi, wow. Sempre. Parliamo dell'ultimo rumor, ce n'era un altro ma voglio parlare di questo in realtà, cioè Jason Segel, che è colui che fa Marshall in How I Met Your Mother, dicono che interpreterà la cosa nei Fantastici 4 e probabilmente lo vedremo prima del previsto. Ah, perché tanto non si vede sta... aspetta. Se fa la questa cosa è perché c'è probabilmente un cameo dei Fantastici 4 o in Wakanda Forever. Dicono in She-Hulk. Che esce adesso. Però non credo. Cioè, nel senso, quando incominciano con i rumors... significa che dovranno annunciare il cast. Io mi aspetto l'annuncio o al Comic Con, ma è troppo presto, più la D23, la D23, quando c'è il D-Day, Disney Day, eccetera, eccetera. Forse lì lo annunceranno. Anche perché è il film che aspettiamo di più dalla fase 4. Comunque, il rumore è riportato da The This Insider, che aveva già anticipato Michael Giacchino come regista dello speciale Halloween dei Marvel Studios, ovvero Werewolf by Night, di cui ancora non si sa nulla. Sì, ma già era annunciato, cioè lo avevano annunciato come insider ed è stato poi ufficializzata la cosa. E dicono che Jason Segel... Non so, non credo abbia mai girato niente Giacchino. Vediamo. Appunto, vediamo com'è. Jason Segel, dicono che comparirà come cameo nel ruolo di Ben Grimm, alias la cosa dei Fantastici 4. Quindi avremo, se così è un Ben Grimm in realtà molto adulto. A me la cosa che, se ti ricordi, Violetta, ne parlavamo anche le volte scorse quando si diceva chi poteva dirigere sto Fantastici 4, Steven Spielberg e poi John Krasinski ritorno o meno. Quello che ci eravamo prefigurati noi è che potesse essere un origin story con personaggi giovani. Questa cosa qui però va un po' a minare questa teoria. Ma alla fine voglio dire, John Krasinski l'hanno infilato a fare quel cameo lì di Mr. Fantastic. Al massimo sarà una... Quindi tu dici una cosa multiversale. Sarà una roba però mi hanno fatto notare una cosa, che non gira Quiet Place 3 lui, che è figlio suo quel film, e neanche Emily Blunt c'è nel film. Io ci spero ancora che siano loro due. Io ci spero tantissimo, però... tantissimo. Per me sarebbe quello che sono usciti i nomi Però sono usciti i nomi delle persone, dei personaggi che stanno castando, dei nomi in forze, quindi non lo so. Secondo me mai dire mai, però col fatto che parlano i ragazzini loro di Marvel, i giovanissimi loro di Marvel, la vedo difficile che fanno un cast con dei personaggi così adulti. Ormai. Però hanno tutti gli Young Avengers, cioè c'è la Occhio di Falco, c'è Miss Marvel, ci sono tutti loro. Ormai una cosa Belova, Elena Belova. Sì, dovrebbero parlare a noi, perché non è che c'è solo la generazione, cioè le generazioni più piccole, devi portare comunque qualcuno. È vero che hanno portato Charlize Theron, Oscar Isaac, hanno messo Ethan Hawke, comunque prendi nomi famosi, premi Oscar anche. Io ci spero che i Fantastici 4 siano una via di mezzo, magari non, cioè li fanno di trentenni e non quarantenni, però non troppo giovani. Trentenni sì. Cioè i nomi che stanno girando sono di attori trentenni, 30, 35. Zac Efron, che ne so.
Ma l'abbiamo visti l'altra volta in sé, l'abbiamo visti la puntata scorsa in sé. No, hai ragione. Sì, hai ragione. Però era una notizia che di cui non abbiamo. Era una notizia di cui non abbiamo parlato. Avevo selezionato io, adesso mi è venuto. Cioè, questo è per sapere l'importanza che hanno queste notizie su di me. Cioè, vabbè. Comunque, la cosa che è strana, Violetta, è che Jason Segel, se allora, se sarà del multiverso, ha senso. Ma non credo, perché She-Hulk non credo che voglia parlare di dinamiche multiversali, a meno che tutta She-Hulk non sia improntata su un universo parallelo, dove in realtà, anziché essere Hulk, Bruce Banner è diventata la cugina Hulk, ma non credo, sinceramente. No, perché c'è Hulk, si vede. Sì, c'è Hulk, ma si vede Bruce Banner. No? Ah no, si vede pure Hulk, è vero, quindi no. No, si vede Hulk pure. È vero. Quindi in teoria, però è vero che non sappiamo, potrebbe non essere. Potrebbe essere un altro universo, per l'amor di Dio, però non credo, quindi questa cosa che ci sia Jason Segel a me ha un po' un attimo destabilizzato, proprio perché rispetto a quello che dicevamo volevamo attori comunque trentenni. Jason Segel penso che abbia più di 50 anni, se non più di 50 anni. Vabbè, comunque ma 50 sta anni dentro una scatola di plastica. Vabbè, sì, ma comunque la prima volta devi far vedere quando non è la cosa. Sì. Certo, vabbè, che significa? Sono calmo, già come vuole. Va bene. Volevo chiudere parlando solo di un trailer in realtà, poi gli altri Dungeons and Dragons. Oh, a me è piaciuto. Parliamo dei trailer del momento. Avete visto il trailer di Dungeons and Dragons? Raga, carino. Mm-hmm. Io vi dico pure una mezza cosa anche molto trash, ma volutamente con quella consapevolezza, cioè, caciarone, bello. Vabbè, cioè, dai, secondo me non... Trash? Oddio, no, trash no, scusami. No, cioè, nel senso... Leggero, va, diciamo così. Sembra... Sì, però per esempio a me sembra un po' sullo vuole essere un po' simpaticone come Thor, però secondo me Thor è più bimbo, è più infantile in senso neutro, non per denigrarlo. Secondo me questo Dungeons and Dragons invece vuole essere solo un fantasy che si prende meno sul serio, sì. Però non credo che sarà addirittura come io Thor. Mi domando come per me è un po' come i Guardiani della Galassia, sì. Mi dà quell'impressione lì, però sì. Ma sono sbaglio, i produttori o gli sceneggiatori sono dei Guardiani, non riguardo proprio i produttori, forse è un collegamento. Vediamo. Però io mi aspettavo un'altra cosa, cioè un altro fantasy serio, quindi sono un attimo destabilizzata, però non mi dispiace. Perché immagino per i fan di Dungeons and Dragons, che alla fine sono i primi che porti al cinema a vedere questa roba qua. Sono paladino io. Qualcosa sono di... Cioè, non ti dico che voleva il Signore degli Anelli, però... No, e invece io ti dirò, proprio per la dinamica Dungeons and Dragons... Allora, Dungeons and Dragons di base è un gioco dove tu fai per lo più cazzate. Io ti dico solo, viene una campagna, ci siamo messi in una taverna e un ladro della nostra compagnia ha cercato di rubare i pantaloni del barista. Vabbè, ora, no, se nel senso, ti faccio capire che Dungeons and Dragons... Se tu e i tuoi amici avete problemi esistenziali. Quello che ti voglio far capire è che Dungeons and Dragons è anche molto cacciarone azione, cioè Dungeons and Dragons è ci dovemmo menare sempre, tutto, ragazzi. Menate, fa l'ultima cosa che Chris Pine fa all'interno del trailer, credo che sia Chris Pine, cioè questo volo dove lui ti butta così, è una mossa di Dungeons and Dragons, cioè è una mossa particolare che si fa in Dungeons and Dragons, cioè la carica e poi il salto vero e proprio. Io ho letto sono una serie di piccole cose che a me sono piaciute. Ho letto un po' su internet gente dire ma che è sta merda. L'unica cosa grossa che ti dico è che in Dungeons and Dragons non combatti questi mostroni giganteschi da subito, perché naturalmente sei basso di livello, là devi crescere, però... ti sono sincero, a me tutto sommato è piaciuto. Poi lei che cosa ha fatto? Ha fatto un'altra cosa, ma non riesco a ricordare. Lei? La ragazzina? La ragazzina. Lei ha fatto It. Ok, ecco. Io chiederei in chat, ragazzi, se ci sono fan di D&D o gente che fa sezioni di D&D, oltre a Gianni che con i suoi amici hanno un evidente problema con i pantaloni in generale. Sì, è vero. Io ho un problema, c'è un amico con storie Madonna. Di amici tuoi che bruciano pantaloni. No, bruciano no, lo buttano per la finestra. Pantaloni dalla finestra, sono problemi strani. È colpa di questo pantalone! Guarda, non lo so, i femmini hanno problemi strani. Però chiederei in chat se c'è gente che gioca a D&D. Ragazzi, che ne pensate? Perché comunque, cioè, prende... una posizione abbastanza netta questo trailer, cioè sì. è un po' una commedia fantasy, diciamo vai, così. Bravo. No? Che ne dite voi? Viper Virginia dice per me ci sta, è vero, non è nello spirito del gioco fare una roba seriosa alla Signore degli Anelli.
cioè il gioco è molto quindi è d'accordo con Gianni. Sì, sì. Io non D&Dizzo, quindi chiedo. Il gioco è anche molto improntato sul fatto che voglio andare a bere, andiamo alla taverna, andiamo a bere, allora prendiamo le missioni. Allora non si comprano le spade, si comprano i bicchieri, che si fa con le spade? Che fa con le spade? Combatti dentro i bar. Però molto spesso capitano le rizze da bar, cioè è un gioco improntato anche molto, sì sì, è improntato molto sul... sulla cazzatona, capito? Quindi okay, ci sta anche quando guardi Stranger Things. Il problema è che secondo me è che Stranger Things lo fa passare come una cosa mega seria, perché il problema è che noi abbiamo l'idea, cioè le persone hanno l'idea di Stranger Things grazie a questo, cioè nel fatto che adesso c'è il Demogorgone, adesso viene Vecna e così via, ma in realtà D&D è comunque, solo una porzione. Non t'azzardare a parlare mai di Stranger Things. Partiamo da questo. Comunque, Eva, tu invece che hai giocato a D&D, tu che ne pensi del trailer? Quindi ti è piaciuto comunque tutto sommato? Allora, io non giocavo a D&D, cioè guardavo, non ci giocavo attivamente, ci giocavano i miei compagni del liceo, però io in quel, cioè, non lo so perché, non ho mai iniziato a giocarci, però devo dire potresti che... iniziare, Henry Cavill è lì. Una partita di D&D? Ma quello che vuole Henry Cavill. No, vabbè, a parte che non mi fai queste cose su Henry Cavill. Però mi piacerebbe, no, iniziare sì a giocare a D&D. Ma il discorso film è che dal titolo e basta me l'aspettavo totalmente diverso. Sì, quindi è stata una sorpresa da quel punto di vista, però diamogli fiducia perché forse farà un po' come i Guardiani della Galassia, no? Ti toglie un po' quella comicità, cioè ti porta quella comicità sul fantasy che ancora non c'è, perché bene o male, forse solo la serie, quella dei creatori dei Simpson, avevano fatto una cosa simile, però in animazione. Disincanto. Sì. Solo quello è l'unica cosa un po' che prende in giro, tra virgolette, il fantasy. E poi, sinceramente, fanno bene, perché quest'anno adesso escono sia il Trono di Spade che il Signore degli Anelli, e quindi diciamo che di fantasy serio ce l'abbiamo, e non ti vai a scontrare contro i mostri sacri, che sono quei due pilastri, perciò anche come scelta non è sbagliata. Il trailer degli Anelli del Potere fa faville. Madonna. Io ho i brividi, perché quello è il primo libro che ho letto, che mi ricordo di aver letto, poi vabbè, in sala, la Millennial, cioè me li sono visti tutti in sala per fortuna, quelli del Signore degli Anelli, e credo che riprenda un po' quell'ambientazione, cioè quella sensazione, no, di creare una storia nuova, a parte qualche personaggio che già conosciamo, ma di mantenere l'epicità dei film e sì, soprattutto del libro. Cioè io mi sono sentita a casa vedendo quel trailer e riconoscevo solo Galadriel. È molto... La pasta è tanto Peter Jackson, sì, proprio, è palese che c'è ma molto... Ma senza copiarlo, è quella la cosa bella. Cioè è l'omaggio e sì, poi sì, creano, sì, si vede proprio un'altra narrativa, quindi super... super felice e super curiosa di vedere che cosa ne esce fuori. Da Lannister un po' meno, però mi piacciono i Targaryen, un po' più titubanti. Io sono molto Targaryen, quindi sono fomentata a stecca invece per questa serie, anche perché io c'ho qua il finale di Game of Thrones, quello che hanno fatto con la mia Targaryen del cuore, quindi voglio una rivincita, voglio una rivalsa. L'hanno proprio rovinati tutti. Io con Jamie Lannister mi fa tutto il percorso così e poi boom, crolla. E anche Daenerys, cioè tutto, cioè ok, sì, sappiamo che volevi andare a parare lì, ma non così. Comunque, e poi mi viene invito l'unico personaggio che per me dovrebbero eliminare dalla storia, cioè a parte l'attore non dovrebbe recitare, purtroppo continuano a chiamarlo, che è Kit Harington. Ah, ma per me no, lo sapevo, sono d'accordo. È inutile. Ma tu lo sai che stanno facendo la serie? Che ci vogliono fare lo spin-off? Sì, su no, quello io ho detto, ma che cos'è il pesce d'aprile? Ma come fa? Quello è l'unico attore che, cioè, non ha espressione facciale. Tutti dicono Ryan Gosling fa due faccette, ma almeno ce l'ha due. Cioè, che serie Ryan, Ryan Gosling, dai, come fa a toccare? Ragazzi, non offendete mai Ryan Gosling in guarda, presenza di Eva. C'è chi me la... No, c'è chi me l'ha scritta, capirai, con Drive. Cioè, ma davvero, lui recita così. È il suo modo di recitare, ma almeno ha un modo, no? Cioè, okay. Kit Harington è totalmente nullo. A me dispiace, sì, ma pure nel film Marvel è proprio inutile. Vabbè, però là fa anche due minuti, è vero, perché... Vabbè, però è vero che comunque un attore, anche quando ha tre battute in croce, se c'ha carisma, si vede. Ryan Gosling è un attore che ha un carisma, lo porta sullo schermo. Kit Harington invece questo carisma non ce l'ha.
Sì, è vero. Io di Gosling non vedo l'ora di vedere Barbie e Ken. Madonna mia. No, ah, io voglio super mega curioso di quella roba. Il film dell'anno prossimo. Non vedo l'ora. Oppenheimer. Però, è proprio il film dell'anno. Sì, sì, io sì, quello sì, che voglio vedere di più dell'anno prossimo, però mi sa che non c'è Ryan Gosling, là è quello, il nuovo di Chazelle, Babylon. Ah, Babylon. Però là non c'è. Ma esce quest'anno. Ah, esce quest'anno? Sì. Ah, fine okay, anno, mi buono, pare. Buono, buono. Dicembre. Allora, ragazzi, chiudiamo quest'ultima puntata. Aspetta, io ho una domanda fondamentale. Dopo aver parlato così di Henry Cavill, Eva, ma tu l'hai mai intervistato? Ah, bene. Lui è... Ti possono dire parolacce? Ma guarda, sì. Basta sì, che tu dai niente uno... Sì, che mi frega nel canale. Lui è proprio stronzo, lui lo sa di essere così bello, lui lo sa. Cioè, nel senso... E chi fa... La usa contro di te la bellezza, no? E poi si incavola, perché io vedevo che uscivano fuori le colleghe, si arrabbia quando gli fanno notare che è bello. Però lui fa di tutto per affascinarti e farti... Perché poi ti manca il fiato a un certo punto, perché dal vivo è 10.000 volte più bello, quindi tu ti devi tenere, no? Perché poi stai là a fare l'intervista. E a me mi è andata contro questa cosa. Ho detto, ah sì, mi vuoi mettere in difficoltà? E molto metto io in difficoltà. Poi sono uscita e tipo non respiravo. Ma questo Superman con i baffi non mi ha fatto volare, che ne pensi? Poi è uscito lui e Momò ubriaco vicino. Non era nulla, wow. E gli ho fatto la domanda, ho detto, vi fate mettere riga da Wonder Woman, cioè tutti questi maschioni, e poi dopo alla fine è una donna quella che è più forte di tutti, cioè, lui si è risentito. Ah, perché? Ma perché dici così? Io sono cresciuto in un contesto, mia madre era un personaggio fa. Si vede, io ho detto, cioè proprio il complesso, no? Così a cazzeggiare, ovviamente. Però era proprio uno scontro, perché mi aveva dato fastidio che lui fa proprio quella affascinante, la no? La faccia... Perché quello di pensare ci sudo, però in quel momento. Vabbè, ci non sta. Ho ceduto. È veramente bello, è proprio uno degli attori più belli che abbia mai, ma bellezza oggettiva, tipo Charlize Theron, no? Che no, puoi sì, non notarlo. Cioè, comunque da uomo ti confermo che effettivamente è un bell'uomo. È un bell'uomo. Mai quanto Brad Pitt. Brad Pitt batte anche DiCaprio. Cioè io però DiCaprio posso dire che secondo me non è bello DiCaprio. No, Gianni, no, DiCaprio secondo me non è bello. Quando è, perché tu lo vedi oggi che si è trasformato molto, ma DiCaprio quando era un ragazzetto no, aveva quel visetto angelico, quadrolino. È un bell'uomo, però se tu lo vedi quando faceva impazzire noi millennial, aveva tutto un altro... Ripeto, mai quanto Brad Pitt. Diciamo. Ecco, adesso stiamo parlando di Brad Pitt. Veramente... Sì, io mi ricordo quando andai a vedere Once Upon a Time in Hollywood, sì, che lui ti toglie la maglietta e sta dopo un wow, tutta la sala. In quel momento, minchia, l'ho detto pure io. Cioè, questo ha 60 anni, guarda che caspita c'aveva. Cioè, un bellissimo uomo Brad Pitt. Cioè, assolutamente. Io poi... Brad Pitt è sempre stato più maschio rispetto a DiCaprio, che invece sì, era più angelico. Sì, no, Brad Pitt diciamo, è fico punto, cioè non lo so, è proprio bello, proprio tanto bello. Raga, da maschio ci sta. Quella è la mascella. È più bello. È simpatico poi, è super alla mano, cioè... E fai stato anche quello, perché tu lo vedi veramente, dici, ah, ma cavolo, Brad Pitt, l'avete visto i fotogol, le foto sì, che sono uscite questi stavo giorni? Stavo dicendo questo, con la gonna e gli stivaloni, comunque un figo della Madonna. No, ma quando saltava, no, dava fastidio agli altri, stavano a Londra, saltava al fotogol, tipo così, c'è cioè lui che fa le foto così, loro tutti seri, e invece lui che cazzeggiava, no, perché è Brad Pitt, che gli frega. Infatti è bello pure se salta e c'ha tutta la faccia storta così, quindi non è... Allora, ragazzi, che bella questa puntata di pizza e cinema, pizza e gossip, pizza e cinema. Della settimana. Allora si fa, c'è un film, un documentario musicale, All the Streets Are Silent di Jeremy Elkin, Secret Love, che è invece un film drammatico di Eva Hewson, e poi c'è The Twin, L'altro volto del male, un thriller horror di Taneli Mustonen, non lo so cosa. Poi Peter va sulla luna, un film d'animazione di Alissa Madi Hadi, o come si legge, The Slaughter, La Mattanza, un film italiano, credo, sì, di Fabio Parioli, regia di Dario Germani, mi chiedo sì, scusa,
che è un film italiano. Queste sono le uscite della settimana. Fra l'altro siamo ormai in piena estate, in estate quindi esce un po' poco, sì. Non esce un cazzo, lo sappiamo benissimo. Io ringraziando tantissimo Violetta, come sempre, Eva. Come sempre, tu vuoi finire subito, io devo dire le cose. Grazie Eva per seguirla, cliccate punto esclamativo Eva e avete tutti i vari link dei vari social. Violetta, come sempre, grazie per essere stata con noi. Noi ci vediamo a settembre. È finito. Base. Ho finito. Arrivederci. Ragazzi, non mandate a Eva i messaggi, chi conosci, chi hai visto, esatto, le foto, le cose, lasciate in pace quella povera donna che deve lavorare. Violetta, tu che programmi hai invece per quest'estate? Che fai? Ti fermi, non ti fermi, continui, non vai in ferie? Mi fermo un pochino, faccio una pausetta da YouTube da metà agosto fino ai primi di settembre, però comunque rimango attiva su Instagram, farò un po' di mini recensioni, soprattutto voglio seguire House of the Dragon, quindi iscritte, e poi rimarrò attiva su Screen Week, insomma su canali limitrofi, ecco. Quindi mezza cosa. Ferma, mezza no, ecco. Volete la stessa io cosa, vorrei, io vorrei andare qualche giorno al mare, ma comunque mi porto il computer perché gli americani non hanno la stessa concezione delle nostre ferie, quindi metteranno le interviste fino a Ferragosto e quindi poi c'è Venezia. Sarò forse mamma mia, io poi prendiamo un bel respiro e torniamo a respirare a gennaio, esatto. Perché da settembre è... perché hanno messo tutti i film e le serie nella seconda metà dell'anno, più i film, quindi sì. Sarà divertente, dai, vediamo come va. Dai, ragazzi, buone vacanze a tutti. Buone vacanze, ciao. 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 Pizza e cinema, il podcast in cui mentre aspettiamo la pizza parliamo di cinema e serie TV.